Faccio un pochino di storia di quello che abbiamo fatto e Don Stefano Bimbi che ci ha fatto venire in presenziale ci ha dato un po' l'esempio perché ha fondato Amici del Timone a Staggio Senese e noi avevamo un pochino di invidia perché metà di chi arrivava a Staggio Senese che in provincia di Siena veniva da Firenze, ma è possibile che non ci chiesto di fare un tubo di una Firenze e infatti abbiamo trovato le difficoltà non a caso, abbiamo trovato un parroco, no? Che ci ha ospitati, mentre in altre situazioni su Firenze abbiamo trovato qualche piccola difficoltà. La prima nostra conferenza su temi forti è stata questa, se il nostro grande operatore cinematografico fa un primo piano, Don Stefano ci ha dato l'idea proprio di video riprendere ogni conferenza, per chi non può presenziare, per i posti. Ora, tra l'altro, lo dico anche prima, Nicolini ci ha dato un'altra grande idea, perché lui gestisce, tra le altre cose, direttore di una tele, di una TV telematica, Telemaria. Ma perché non facciamo una diretta delle nostre conferenze? Sarebbe fantastico, perché mezzi tecnici sembra che ci siano. Ora, per questa prima volta, stressati come siamo da questi cambiamenti, non abbiamo potuto più tanto fare. Ecco, questo qui è stato interessante come prima conferenza, che Annalisa Polzi, che è tutto sommato una casalinga per molto impegnato sul tema, parla della massoneria. Satanismo uguale massoneria, perlomeno agli altri livelli, anche se più bassi livelli non ne sanno. Quindi con molta chiarezza lui mette in relazione queste due cose, soprattutto li dimostra anche facendo una ricerca sui messaggi subliminali, sulla pubblicità che viene data palesemente o nascosta alla droga, al sesso per tutti, a cominciare dai bambini delle scuole materne, ultimamente con i nuovi programmi scolastici, eccetera, eccetera. Altro tema forte è stato sicuramente questo, qui si parla dell'eutanasia, in qualche modo viene proposta grazie a Giacomo Rocchi, che è il presidente, appunto responsabile, di un regalo che ci è stato fatto con una delle ultime manifestazioni, la penultima, quella della Marcia della Vita, che ogni manifestazione più su, ogni manifestazione porta dei regali in qualche modo, no? E non solo i giuristi per la vita, ma anche quella rivista che trovate là in omaggio, almeno per me in uno dei passati, Notizie per Vita, che è una nuova arrivata che si occupa anche di questi temi, ma soprattutto dei temi dell'aborto, della legge 194, di questa strage dei giorni nostri, che è stata l'ultima conferenza di cui ancora non abbiamo il DVD. Quella che abbiamo fatto prima dell'estate è un'altra, che questa qui va per la maggiore, sull'ideologia genere da parte di Daniele Mugnaini, un psicologo che è presidente dei psicologi cattolici, rappresentante toscano, questo non ha bisogno di presentazione direi, perché oggigiorno se ne sente parlare purtroppo sempre e sempre di più. Adesso nella nostra programmazione iniziamo con dei temi che sembrerebbero un pochino più soft, no? Forse meno di attualità, però penso altrettanto importanti, perché riguardano la fede. Che poi, tra l'altro, io ne sono estremamente convinto, se non fosse in fondo, ma estremamente convinto, perché questi temi noi, sulla base di amici, non so, Claudio, che conosceva tramite professori di religione, quindi parliamo di questo tema, un altro conosceva appunto la nostra prima, la Isabella, che purtroppo non c'è qui, conosceva Annalisa Polzi, mia amica, allora, che però nell'insieme sembrano che siano stati scelti appositamente, evidentemente qualcuno ci ha guidato dall'alto, perché sono tornati tutti magnificamente in sequenza, come se fosse un discorso che abbia un inizio, uno svolgimento, un svolgimento con una sua coerenza. Oggi parliamo, come sapete, del miracolo di Loreto, ripeto, miracolo di Loreto, sicuramente ne parlerà diffusamente Nicolini perché ci ha dedicato la vita, però effettivamente a me sembrava una cosa così bella, sì, carina, parliamo della nostra fede, mi sono reso conto che più che uno scandalo è un sacrilegio, perché per 7 secoli è stato riconosciuto con tanto di bolle papali, di
testimonianze raccolte, il miracolo, e il 10 dicembre si celebrava fino a poco più di 20 anni fa il miracolo della traslazione della Santa Casa, quindi una celebrazione miracolistica. Adesso non se ne parla neanche, non se ne parla più, come se improvvisamente a un certo punto, sì, non sono stati, sono stata una famiglia che si chiamava De Angeli, sono stati loro, improvvisamente hanno dato di imbecilli a tutti quelli precedenti, compresi i papi stessi, che non avevano capito che in realtà erano stati dei crociati in fuga, e quindi hanno smontato questa casa e l'hanno rimontata. Oltretutto avevano dovuto farsi arrivare la Marta dalla Palestina, perché quel tipo di Marta qui non esiste, perché con dei documenti che poi risultano inconsistenti su questa base, ma comunque non mi fate scaldare, se no faccio io la conferenza che ovviamente non sarei in grado di fare. Successivamente abbiamo l'onore di ospitare Rino Camilleri, e presenta un suo libro, degli ultimi libri, Quadrato Magico, che è stato visto, ma nelle ultime ricerche, perché è un simbolo antichissimo, che ha più di 2000 anni, che è ancora tutto da scoprire, che è un simbolo cristiano, mentre magari i massoni o altri, insomma, che non appartengono minimamente alla nostra religione, l'hanno fatto suo, mettendosi proprio questa connotazione di magia. Invece è stato proprio visto che è un mistero dei misteri, ed è veramente importante e interessante recuperare la fede anche questa parte qui. E poi a novembre tratteremo della veridicità dei Vangeli, quindi tutte le testimonianze e tutti gli studi che sono stati fatti per riaffermare il fatto che il Vangelo che noi leggiamo adesso, parola per parola, corrisponde esattamente a quello dei primi cristiani. Risponde esattamente, senza ombra di dubbio, da tutti i punti di vista, sia facendoci uno studio logistico, ma non voglio, che culturale, che anche è basato su documenti storici delle idee che sono state ritrovate. Infine, per concludere l'anno, abbiamo un tema che di nuovo diventerà forte. Tutti avrete il calendario poi appeso in grande là fuori quando siete entrati, che si potrebbe riassumere la verità sull'Islam, perché l'Islam viene presentato, l'Islam ha due caratteristiche, che io non voglio, chiaramente taglio con l'accetta in questa prima disquisizione, in questa prima presentazione di noi stessi. L'Islam si fonda sulla distruzione, sulla sopraffazione, e questo è chiaro, no? Dai tempi di Maometto, che personalmente ha partecipato alla decapitazione di centinaia, lui personalmente ha detto si fa così, è un'innovazione storica. E sulla menzogna, quindi l'Islam che ci viene presentato è fondamentalmente menzognero, cioè ci dicono delle cose che poi non corrispondono alla Sima, non corrisponde a quello che c'è scritto sul Corano, e ce lo presentano prendendo alcune sure, no, noi siamo pacifici, sono alcuni che sono agitati, che non hanno capito. No, in realtà proprio non è così. E abbiamo a disposizione per 3 giorni di seguito, che è venerdì, sabato e domenica, uno dei massimi studiosi internazionali che viene da Losanna, dalla Svizzera quindi, e parlerà del Corano nei suoi vari aspetti. Venerdì problema della circoncisione, oggigiorno sempre più si parla, viene propagandato lo sbattezzo, come se si dovesse sbattezzare, ma chi ha questi segni di mutilazione sessuale, non solo le donne ma anche gli uomini, difficilmente potranno farlo, perché non sono solo gli ebrei, ma anche ogni musulmano ha questo battesimo pochi giorni di vita, con tutti gli annessi e connessi. Un altro problema importante è che l'Islam si diffonde in Italia, storicamente e anche attualmente, principalmente per i matrimoni misti. Ed è un po' pericoloso, e sempre al-Dib, a Mussadia, ci spiegherà perché. Fino ad arrivare al 21 dicembre, in cui una giornata intera dedicata alla persecuzione dei cristiani nel mondo, in cui sarà presente tutta la Chiesa che soffre, e di nuovo al-Dib, che parlerà sul tema persecuzione ai cristiani da parte dei musulmani, cause e rimedi. Poi vabbè, giusto per concludere, sabato avremo la nostra professoressa di religione, che non c'è in questo momento, perché a Pistoia l'hanno trasferita, quindi fa un pochino tardi,
che ci prevede appunto sulla problematica dell'insegnamento della religione a scuola. Vengo alla presentazione del nostro Nicolini, che si guarda qui. Nicolini mi ha detto: io parlo in piedi perché sono abituato, però insomma le sedie ce l'abbiamo, non voglio... La scuola faccio 5 ore in piedi. Ah, ecco, allora insegnante di religione, famoso, però non solo, mi ha dato una sua biografia, io ve la leggo brevemente, tagliando alcuni punti, come mi è stato permesso di fare. Il professor Giorgio Nicolini è nato ad Ancona nel 51, ha dedicato tutta la sua vita al servizio della Chiesa e del Vangelo, per seguire una vocazione maturata in lui sin dall'infanzia, che lo hanno condotto a vivere per molti anni esperienze di vita religiosa in comunità ed eremi, dedicandosi allo studio e alla preghiera. Particolarmente portato all'attività giornalistica sin dall'adolescenza, ha iniziato una collaborazione con articoli di varia umanità in un quotidiano delle Marche, Voce Adriatica, in alcune riviste. Particolarmente incline all'insegnamento, ha conseguito nel 1970 maturità magistrale e nel 78 il baccellierato in Sacra Teologia presso l'Università Pontificia Lateranense. Dal 1985 si sta dedicando all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di vario ordine e grado. E adesione, apprezzamento, gratificazione, c'è tutta una storia, l'innovazione del suo insegnamento da parte di alunni, anche bambini, a cui ha insegnato appunto negli anni e tutt'oggi è professore di religione, tanto vero che fino a 10 giorni fa non eravamo proprio del tutto sicuri se gli davano il permesso di venire, perché oggi è una giornata appunto di insegnamento. Però per fortuna è qui. L'opera però che l'ha resa nota a livello internazionale è stato il suo instancabile apostolato in difesa della verità storica, delle miracolose traslazioni della Santa Casa di Nazareth sino a Loreto, quindi più di una traslazione, di cui è divenuto il massimo esperto a livello internazionale. Nel 2004 ha scritto pure un libro dal titolo, che appunto è lì, a modico prezzo, La veridicità storica della miracolosa traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto, che ebbe anche, tra l'altro, una particolare benedizione dal Santo Pontefice Giovanni Paolo II, cioè appena uscito il libro, una settimana dopo, quindi per muovere un Papa, per dire, è stato talmente colpito da questo libro che stabiliva la verità storica, è tutto felice che ci fosse qualcuno che lo realizzasse, ha pensato bene di contattarlo entro pochi giorni. Molti altri articoli e studi li ha diffusi mediante appositi siti internet e qui abbiamo La Voce Cattolica, abbiamo Opera della Vita, sempre www, e il giornale informatico La Voce di Ancona, che viene spedito a circa 12.000 iscritti. E poi abbiamo questa bellissima telemania. Io appena l'ho saputo, perché non lo sapevo, quindi per me è bellissimo essere non solo responsabile ma insomma partecipare alla vita degli amici del timone, perché riesco ad avere una cultura, ad informarmi di cose che prima me ne ero ignote con molta, cioè sono io il primo ad avere fame di questa cultura. Io una serata, io la televisione non la guardo mai da diversi anni, ma ho collegato il computer, se volete, che poi è una cosa semplicissima, vi spiego come si fa, e mi sono visto alla televisione che fungeva da monitor un film bellissimo su Giovanna d'Arco, quello originale, in cui era bello come figura, come immagine, come fotografia, ma anche bello perché ristabiliva la verità. Purtroppo negli ultimi filmati Giovanna d'Arco viene presentata come una matta psicopatica, una persona agitata, una persona che aveva una capacità, un'autorità intrinseca che impressionava tutti. Vabbè. E poi una bellissima predica su Maria Loretti, predica nel vero senso della parola, comunque io me la sono gustata in una serata sola, è visibile appunto grazie a internet, e i filmati trasmessi tra l'altro sono liberamente e gratuitamente scaricabili, cioè non c'è copyright. Secondo le parole di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il programma di Tele Maria è tratto dall'Apostolo San Paolo: trasmettere tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode.
dalla lettera a Filippesi. Bene, allora lascio la parola finalmente a Giorgio Nicolini. Intanto, come avvio di questo incontro, voglio esprimere il mio ringraziamento a Giulio, no? Si chiama Giulio Giulio, Muvero, spero scusa, ancora sto imparando cosa aver iniziato insomma questo tipo di incontri con nuovi amici. Io vengo qua perché c'è stato un altro amico che mi di Firenze, l'avvocato Dal Pozzo, che conosceva appunto Giulio, e gli ha proposto questa opportunità di fare questo tipo di conferenza sulla storia della Santa Casa. E riprendendo un attimo quello che prima diceva Giulio, sul fatto che sono conferenze un po' più soft, no? Io direi il contrario, perché se ci ricordiamo una frase che fece Paolo VI, ormai beato, fra pochi giorni, lui disse proprio così dopo il concilio, dice: sembra che nella Chiesa stia prevalendo un pensiero che non è cattolico e che stia prendendo la maggioranza dei cattolici, per cui accadrà, tra non molto, che molti della Chiesa cattolica avranno un pensiero non cattolico, che saranno la maggioranza, e rimarrà soltanto un piccolo resto che rimarrà fedele alla vera fede cattolica, fino a che Dio non interverrà a ristabilire l'ordine giusto, l'ordine vero della verità cattolica nella Chiesa e nel mondo. Io credo che stiamo vivendo questi momenti storici, quindi poter recuperare di ciò che è la storia della Chiesa, anche nei suoi aspetti più particolari, come questo dei miracoli, e di ciò che ha costituito poi, poi questo miracolo della trasmissione della Santa Casa, ha costituito la protezione della civiltà cristiana in Occidente, perché molti non sanno che per esempio la battaglia di Lepanto, come l'assedio di Vienna, fu ottenuta la vittoria da parte della cristianità per l'intercessione della Madonna di Loreto, della Vergine Loretana. San Pio V, quando disse la crociata per andare a Lepanto a firmare le armate turche che volevano invadere l'Europa, fece fare una preghiera di tutta la cristianità europea centrata sulla Santa Casa di Loreto, dove poi si stabilirono anche delle mogli di alcuni dei capitani delle navi cristiane, a pregare il rosario alla Madonna di Loreto perché ottenesse la vittoria. Cosa che appunto venne ottenuta in maniera anche lì miracolosa, perché si sa che fu una vittoria impossibile nel modo come fu ottenuta, fu particolari contingenze atmosferiche favorevoli ai cristiani, che uno contro tre riuscirono a prevalere, combattendo con il rosario in mano e una spada dall'altra mano. E San Pio V poi riconobbe espressamente, anche con una bolla pontificia e con una scritta che fece fare alla Santa Casa, che quella vittoria venne ottenuta per l'intercessione della Vergine Loretana, della Madonna di Loreto, non tanto dalla Santa Casa ovviamente, queste sono mura, no? Sono reliquie, ma per la devozione che la cristianità aveva della Santa Casa, dove ha vissuto Maria, Gesù e Giuseppe, dove è avvenuto il mistero dell'incarnazione e quindi la salvezza dell'umanità. E così anche della sede di Vienna, quando il beato Marco Dariano, un secolo dopo, ottenne la vittoria contro i musulmani che stavano per far crollare Vienna assediata da loro, e ottenne sempre con lo stendardo della Madonna di Loreto la vittoria contro queste forze che erano preponderanti e che era inimmaginabile riuscire a ottenere. E anche lì il Papa di quell'epoca attribuì alla Madonna di Loreto la grazia di ottenimento di quella vittoria, che furono risolutive per la salvezza della cristianità. Tanto che poi San Pio V fece la festa della Beata Vergine del Rosario il 7 di ottobre, e il 7 ottobre era il ricordo della vittoria di Lepanto del 1571, che è la festa della Beata Vergine del Rosario appunto di Loreto, non di Pompei, come oggi si pensa. Ricorda quella vittoria ottenuta per il rosario legato alla Madonna della Santa Casa. E così anche la festa del Santissimo Nome di Maria, che si festeggia il 12 di settembre, è stata istituita dal Papa dopo la vittoria di Vienna, perché nel nome di Maria
convocata nella Santa Casa di Loreto, si ottenne quella vittoria, per cui istituì questa festa liturgica del Santissimo Nome di Maria, come era stata invocata dai cristiani. Questo per dire quanto è importante mantenere la storia, le tradizioni e il culto che per secoli i cristiani hanno avuto di questi fatti religiosi. Quindi ricordare e richiamare e riproporre e ricelebrare questi fatti straordinari, sconfessando quelli che li negano, con prove del tutto non solo inconsistenti, come diceva Giulio, non solo inconsistenti, ma false, perché sono state proposte delle interpretazioni su documenti che non esistono, oppure quelli che esistono sono stati falsificati. Quindi, come calcolare un Brisanese, il principe Angelo del Tiro, storie di questo genere che hanno fatto credere, hanno fatto diffondere la supposizione che non erano gli angeli del cielo a portare la Santa Casa di Maria, ma erano stati dei principi che si chiamano angeli e che poi è stato questo cognome è diventato quello di fin, insomma, come traslazione angelica, come fosse il principe Angelo del Tiro. Non è fatto vero, è un falso storico. Noi adesso vediamo un filmato. Pronto per i 20 minuti in cui viene proposto visivamente le cose più essenziali della storia delle traslazioni della Santa Casa, poi io vi amplierò con documenti ulteriori che ho qui e lo studio di quanto vedrete in questo filmato, e poi dopo lascio liberi voi di potervi fare tutte le domande che volete, quindi di fare un dibattito come è stato proposto nell'inizio di questa conferenza. Allora vediamo se è pronto. Sì, ci vuole un attimo che sì. Si scaldi. Ecco, allora mentre aspettiamo questo anticipo un particolare importantissimo. Io quando ho fatto questo libro, nell'esporre documentazioni storiche, archeologiche, scientifiche, quindi prove oggettive che la nostra razionalità ci dà la possibilità di verificare, di constatare, di appunto vedere che sono cose comprovate, quindi non inventate, non ampliate come leggendarie successivamente. Noi abbiamo documenti di questi fatti miracolosi che risalgono all'epoca stessa dei fatti, proprio al 1291, 1292, al 1293, 1294, 1295 e poi 1296, perché le traslazioni della Santa Casa vennero nell'arco di 5 anni in 5 luoghi diversi. Qui ho rappresentato, non so se ti turba il microfono, no. C'è un po' un fischio. Sì, un pochino, ma insomma. Se no lo tengo lontano. Ecco, in questo mio libro io in sintesi ho messo nella parte dentro i luoghi che storicamente sono documentabili come luoghi dove la Santa Casa si è posata ed è rimasta per alcuni periodi. Partendo dalla grotta di Nazareth, ma su un altro dove c'era la Madonnina, quella è la grotta di Nazareth, che stava davanti alle tre pareti della Santa Casa, che la Santa Casa io sono pronto, Sì, pronto? Sì, sono pronto. Allora, vediamo il filmato e poi dopo riprendiamo questo discorso. Che succede? A questo un attimo solo, giusto per far capire meglio, è stato riferito da una trasmissione di Rai 2 su un filmato che fu realizzato da un'editrice di audiovisivi di Porto Sant'Epidio, che mi contattarono per avere la storia documentata di queste traslazioni miracolose. Lui li conduce sui vari luoghi dove sono avvenute queste che vi stavo accennando adesso. Loro hanno fatto le riprese, hanno fatto delle spiegazioni che sono state riprese qui nel mio libro e hanno anche intervistato un padre della la casa di Maria, la madre. Qui vediamo una sintesi di quel servizio, 20 minuti. Poi c'è anche il DVD che dura circa un'ora, dove è molto più ampliato tutto quello che qui viene sintetizzato. Ecco.
secoli. Secondo la tradizione sarebbero le pareti della casa di Maria, la madre di Gesù. Ma è davvero possibile che dalla Palestina siano arrivate proprio in Italia e più precisamente a Loreto? E quali potrebbero essere gli artefici di questo prodigio? La leggenda ci racconta di angeli o forse i cavalieri templari legati a quel tempo a Papa Celestino V. Guardiamo insieme. A Loreto, antiche mura alimentano da secoli una profonda devozione. La tradizione dice che sono le pareti della casa di Maria. È vero? Cosa dice la scienza? Ma la casa si trovava a Nazareth, in Palestina. Chi le ha portate fin qui? La tradizione dice gli angeli. Moderni studiosi dicono i crociati. Un affascinante viaggio alle radici più sacre della cristianità. Da almeno 700 anni, la città di Loreto attrae i devoti di Maria. Su questo colle, milioni di pellegrini arrivano da ogni angolo del mondo per pregare e rendere omaggio alla Madonna all'interno della casa dove, ancora fanciulla, avrebbe ricevuto l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, accettando il disegno divino. Queste pietre inviolabili ed eterne, le mura che avrebbero visto Gesù crescere, sono da sempre al centro di fatti straordinari che l'uomo non arriva a spiegare. Così Loreto è divenuta nei secoli una città cosmopolita, nata e sviluppata intorno al santuario, come in un abbraccio a difesa della sacra dimora di Maria. Qui tutto parla di lei. La casa si trova al centro dell'immensa basilica, sotto la cupola dipinta dal Maccari. È come una perla, incastonata dentro un magnifico scrigno in marmo, progettato dal Bramante. Tutta la basilica è un vero capolavoro. I migliori artisti del Rinascimento italiano hanno lavorato per la gloria di quella che si ritiene sia la casa di Maria. Ma com'era fatta la casa di Maria a Nazareth? Le pareti che troviamo a Loreto sono veramente quelle della casa dell'Annunciazione che ebbe luogo più di 2000 anni fa. Da molti secoli studiosi di diverse discipline tentano di trovare delle risposte sull'autenticità delle tre pareti venerate a Loreto. Le indagini condotte inizialmente attraverso l'analisi dei molti documenti presenti negli archivi di tutta Italia si sono arricchite nel secolo scorso, nel XX secolo, con gli studi archeologici, geologici e architettonici. Secondo la lunga tradizione lauretana, queste tre pareti che troviamo a Loreto sono proprio quelle della casa in cui nacque e visse Maria a Nazareth. Esse furono portate su questo colle, che a quell'epoca apparteneva alla città di Recanati, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, e posate al suolo senza fondamenta sopra quella che era un'antica strada pubblica. A Loreto gli scavi hanno confermato ciò che dice la tradizione. La casa di Loreto non ha fondamenta proprie e questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Le tre pareti, come risultano oggi, sono appoggiate sopra una strada pubblica. Era la strada che congiungeva Recanati con Ancona ed era l'unica strada che c'era, come fosse la strada di oggi, la strada principale. Si è posata proprio in mezzo, ma una parte delle tre pareti, perché la casa erano tre pareti, la parte frontale era una grotta che sta ancora a Nazareth. E questa parte è rimasta sospesa sul vuoto perché è stata appoggiata in mezzo alla strada, quindi occludendola, e tra l'altro andava contro anche le disposizioni dei comuni dell'epoca. C'è ancora Recanati, un documento del 1289, quindi di pochi anni precedenti, che proibiva la costruzione di case su, case su pubbliche strade. Se fossero venute dovevano essere abbattute. Invece in questo caso fu posata proprio sulla strada principale e non solo non fu abbattuta, ma fu deviata quella strada dall'altra parte per non toccare la casa.
perché tutti ebbero la constatazione dei miracoli, in quanto ci furono i testimoni oculari che verificarono questi fatti e questi spostamenti continui in quei luoghi dei meccanati. E questo parte, vedete, è sospeso sul vuoto, perché accanto alla strada si passava il fosso di scorrimento delle acque e uno spigolo appunto è finito sospeso sul vuoto. Quindi non c'ha fondamenta su strada pubblica e zone, diciamo, polverosa, quindi non c'ha consistenza anche per potersi accusare dei pesi notevoli. Non è uniforme nella parte inferiore, perché ha dei vuoti in quanto è stata sradicata dalle fondamenta, non è che è stata sradicata in modo tale come se fosse stata tagliata in maniera lineare, no? È stata sradicata per cui alcune pietre sono venute via con le pareti e altre pietre sono rimaste ad altre con le fondamenta. Quindi ci stanno delle concavità come fosse un dente che si rimette nel suo posto. Se noi riprendiamo le tre pareti, le riportiamo davanti alla grotta, sopra le fondamenta erano rimaste, combacia tutto perfettamente, anche le parti diciamo che si emergono e quelle invece che sono con carità. Scusa Giorgio, ma qui non si vede bene che è sospesa sul vuoto, prima c'è questa sospesa. Sì, adesso perché ha fermato, era giusto per chiamare perché mi aveva chiesto il signore. Mi sembra che poi invece sul sì, adesso. Quindi dal punto di vista architettonico, tutti gli architetti che hanno studiato questa particolarità hanno sempre asserito che è impossibile architettonicamente costruire una casa in quelle condizioni in cui si trovano la Santa Casa di Nazareth, tanto più poi sul vuoto, è assolutamente impossibile. E poi una parte importantissima che si chiarifica in maniera inconfutabile, che non fu costruita su quel punto la Santa Casa, ma vi fu portata, perché invece queste teorie di oggi che sono false, affermano che fu smontata e rimontata, no? E in tanti luoghi diversi, come avrà fatto non si sa, perché è stata in almeno 5 luoghi diversi, a Tersato, in Jugoslavia, in Ancona, nel campo di una signora di Recanati che si chiama oggi Banderuola, poi nel campo dei due fratelli, sopra la collina, e fino in mezzo alla strada dove si trova attualmente. Quindi come hanno fatto a smontare e rimontare, a smontare e rimontare, a smontare e rimontare, a smontare e rimontare, in 5 luoghi diversi, tutte queste pietre, e rimetterle al loro posto giusto, perfetto, anche le parti che poi dopo riportate a Nazareth vanno tutte al loro posto in modo esatto, no? E come hanno fatto a costruire queste tre pareti con le malta di 1300 anni prima, perché la malta con cui sono unite tutte le pietre è la malta di 2000 anni fa, cioè di 1300 era la malta di 1300 anni prima. Quindi dove hanno trovato nel 1300 la malta di 1300 anni prima? E come hanno fatto a ricostruirla in quelle condizioni tali per cui è risultata una perfetta copia di quella che era la Santa Casa di Nazareth? È umanamente impossibile, architettonicamente impossibile e chimicamente impossibile, perché non risulta che la malta che unisce le pietre è stata scomposta, è stata tolta e poi rimessa, è così come era all'origine, come era 2000 anni fa. Quindi affermare già solo questo, che le pietre sono state smontate e poi rimontate, è già un falso scientifico, non storico, scientifico. Falso storico è quando io camuffo una cosa e ne affermo un'altra contraddicendo i documenti reali, no? E questo è un falso storico. Invece questo è un falso scientifico, perché mi vengono a dire che quella è stata smontata e rimontata con la malta di 2000 anni prima, che non risulta scientificamente avvenuto così, perché quella non è mai stata toccata dagli studi chimici che hanno fatto. Quindi non è vero che è stata smontata. Questo è il fatto oggettivo, no? La casa di Loreto non ha fondamenta proprie. E questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Non solo, ma l'archeologia ha fatto emergere che la parte settentrionale della casa è stata collocata in parte sopra un fosso, probabilmente il fosso di scolo della strada. Ecco perché subito, nel XIII secolo, fu necessario inserire, al di sotto della parete, degli archetti di sostegno. E ancora. La porta originaria, che si trovava nella parete nord, è stata successivamente murata qui a Loreto, per rendere, con l'apertura di altri varchi, più agevole il passaggio dei tanti fedeli che entravano nella Santa Casa. La collocazione della porta originale era nel lato lungo e non su quello corto, come si usava normalmente in Italia. Se trasportiamo idealmente le tre pareti di Loreto davanti la grotta di Nazareth, ogni dimensione, ogni misura e proporzione
combaciano perfettamente e il risultato è quello di una tipica abitazione della Palestina del primo secolo. Le conferme più importanti sull'origine palestinese della casa che si trova a Loreto derivano tuttavia dall'analisi delle mura. Nella parte originale, fino a 3 metri circa dal suolo, le pareti sono formate da pietre risultate identiche a quelle utilizzate dai palestinesi all'epoca di Gesù. Come emerge anche dall'inserimento delle pietre a spina di pesce e dalle piccole scanalature che si possono osservare, frutto di uno stile di lavorazione ben noto. La finitura delle pietre è di stile nabateo. Ebbene, questi nabatei, lavorando queste pietre e esportando l'arte anche in regioni lontane, hanno fatto giungere fino a Nazareth questo stile particolare di lavorazione ornamentale della facciata delle pietre. Se ne trovano bellissime nella Grotta dei Pastori di Betlemme, se ne trovano al Santo Sepolcro di Gerusalemme e quindi abbiamo dei raffronti sicuri. Anche l'altare degli Apostoli, dopo essere stato a lungo trascurato dagli studiosi, ad una recente analisi è risultato formato da pietre di origine palestinese, rifinite con la stessa tecnica nabatea delle pietre della Santa Casa. Probabilmente fu un altare utilizzato dai primi discepoli di Gesù, che subito dopo la resurrezione trasformarono la casa di Maria a Nazareth in luogo di culto. Siamo quindi in presenza di uno degli altari più antichi della cristianità. L'altare degli Apostoli, che va nella Santa Casa, oltre le tre pareti, ha davanti la parete frontale dove c'è la statua della Madonna e davanti c'è l'altare. Nessuno nota che sotto quell'altare c'è un altro altare, che è l'altare degli Apostoli. Quell'altare lì è venuto a Loreto insieme alla Santa Casa e stava attaccata nella parte della parete entrando di destra, non dove si trova oggi sotto l'altare centrale, ma era attaccata alla parete nella parte destra. Quell'altare lì è chiamato degli Apostoli perché, ed ha un'importanza straordinaria, perché dopo la morte e la risurrezione di Cristo c'è stato, dopo che Gesù è istituito nell'ultima cena all'Eucaristia, che è stata fondamentalmente la prima messa, no? Che Gesù stesso ha istituito, c'è stato poi, dopo la risurrezione e ascensione di Gesù, la prima messa celebrata da qualcuno. Da chi? Probabilmente e sicuramente da San Pietro, con gli altri apostoli, e sicuramente e probabilmente con Maria presente, che è la madre di Cristo, la prima che ha celebrato, nel senso, diciamo, la prima messa, perché è la prima che ha reso presente nel suo grembo il figlio di Dio incarnato, no? E la prima messa che fu celebrata fu la prima incarnazione del figlio di Dio, usiamo questo termine, nell'ostia consacrata. Dove fu celebrata questa prima messa, questa prima, quindi, nuova incarnazione nell'ostia consacrata? Nella tradizione mai sconfessata, e qui diceva giustamente il mio Stefano, la tradizione non è una leggenda, non è una cosa inventata, è un riporto di padre e figlio di un evento che quelli che inizialmente l'hanno visto l'hanno poi riportato e tramandato di padre e figlio. Quindi la tradizione, che mai è stata sconfessata, quindi nessuno ha mai inserito il contrario, dice che nella Santa Casa, a Nazareth, su quell'altare lì degli Apostoli, che sta lì a Solorito, siamo quindi questo altare lì, sotto quest'altare che si vede nella Loreto, sotto c'è l'altare degli Apostoli. E lì fu celebrata la prima messa da San Pietro, capo degli Apostoli, con tutti gli Apostoli, presente Maria che ancora abitava nella Santa Casa, perché stava ancora a Nazareth. Quindi ha un'importanza straordinaria anche per il ricordo della prima chiesa che fu edificata e consacrata al culto di Dio, al culto del vero Dio, di Gesù Cristo, il Verbo incarnato, perché poi quella casetta di Maria venne consacrata anche come chiesa e venne solo utilizzata per le celebrazioni della Messa. Quindi ha un'importanza anche dal punto di vista del fondamento della religione cristiana, eccezionale, unica. Sia le pareti perché è il luogo dell'incarnazione, sia l'altare degli Apostoli perché è il luogo dove fu celebrata la prima messa e avvenne la prima consacrazione eucaristica, e la prima volta che Gesù si è fatto carne, sangue, anima e divinità in un'ostia consacrata e in un vino consacrato. Ecco, possiamo andare avanti? No. Più antichi della cristianità. È una ricchezza enorme che abbiamo, non ce ne rendiamo conto. Non solo. Ma c'è un'altra prova circa l'autenticità della Santa Casa. Nelle pietre si vedono come dei marchi incisi. Si tratta di circa 60 graffiti,
databili tra il I e il III secolo d.C. Tutti simboli che troviamo anche in Terra Santa, come le croci a doppio corno, le croci cosmiche e le iniziali di Gesù in ebraico. Inoltre abbiamo trovato dei resti di un uovo di struzzo, che qui è del tutto estraneo, mentre era frequente in Palestina, perché gli uovi di struzzo si appendevano nelle chiese a ornamento. Ce ne sono diversi. Ma come hanno fatto queste pareti così antiche a restare intatte fino ai giorni nostri? Ebbene, questa casa a Nazareth è stata difesa gelosamente, prima dai giudeo-cristiani nel II-III secolo. Poi nel V secolo i bizantini hanno edificato una basilica più bella, artistica, che ha sostituito quella dei giudeo-cristiani. E infine nel secolo XI-XII i crociati francesi hanno costruito una monumentale basilica, per cui la casa, fin dal II-III secolo, è stata sempre protetta all'interno di un altro edificio sacro. L'archeologia e gli studi edilizi, dunque, avrebbero fatto luce sull'autenticità della casa. Un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, che scusa se interrompo un attimo, ma sono particolari e importanti. Avete sentito che ha specificato come la Santa Casa si poté conservare perché fu fatta sopra la Santa Casa una basilica nei vari secoli, no? E sono state fatte varie basiliche. Un particolare che nessuno nota e che io ho potuto rilevare agli studi che ho approfondito è che quando nel 1291 avvenne la prima traslazione, perché la data reale, non so se è meglio, particolari importanti, la prima traslazione non è del 1294, è del 9-10 maggio 1291, quando la Santa Casa scomparve da Nazareth. Il 9 maggio sera si trovava a Nazareth, il 10 sera, il 10 mattina non c'era più. In quella notte è avvenuto questa traslazione miracolosa, in cui avvennero tre miracoli, da quello che ho potuto constatare. Primo, il fatto dello sradicamento. Prima del miracolo della traslazione, cioè del viaggio in volo, prima c'è stato il miracolo dello sradicamento, cioè come dire, delle pareti di una casa che era attaccata alle fondamenta, sono state sradicate in modo miracoloso, perché non è stato tolto in modo umano. Come se queste pareti io le sollevo e qui rimane il fondamento e le pareti vengono portate via. Ma il primo miracolo è lo sradicamento, quello è il primo miracolo. Secondo, che io ero incerto, ma ho approfondito, ma mi sto convincendo da alcuni elementi che ho potuto appurare nei vari studi, che quando avvenne questo sradicamento e poi dopo il viaggio in volo in quella notte del 9-10 maggio 1291, sopra la Santa Casa c'era una basilica che racchiudeva la Santa Casa. Quindi l'essere volata via dopo lo sradicamento ha comportato che trapassasse la basilica su cui stava sopra, senza romperla, senza... È un fatto come Gesù che entrò a porte chiuse nel cenacolo quando c'erano le apostoli, no? Col suo corpo di carne, non ha mica forato la porta, no? O i muri o la epoca sono scomparse, no? Quindi anche la Santa Casa ha avuto lo stesso fenomeno, che dopo lo sradicamento, il primo miracolo, ha trapassato la basilica che la proteggeva, il secondo miracolo, il terzo miracolo ha cominciato il volo verso una località lontana e una notte è arrivata da Nazareth, da Tersatto, nell'attuale Slovenia, nella città di Fiume attualmente, e quindi percorrendo circa 3.000 km, in una notte soltanto, perché il 9 sera di maggio del 1991 si trovava ancora a Nazareth, e il 10 mattina gli abitanti di Tersatto trovavano nel bosco di Tersatto questa casa sconosciuta, ma loro non sapevano cos'era, da dove fosse provenuta e chi ce l'avesse portata, ma la trovavano lì il 10 mattina, il 10 maggio 1291. Quando poi il signore di Tersatto, Nicolò Frangipani, adesso poi lo vediamo, mandò delle persone a Nazareth a verificare se era vero che quella era la Santa Casa, per una rivelazione che aveva avuto il parroco dell'uomo, con Alessandro Giorgevici, a cui gli era apparsa la Madonna, che gli spiegò che quelle pareti aggiunte in quel bosco era la sua casa di Nazareth, portata lì dagli angeli. Allora vogliono andare a verificare se era vero che a Nazareth non c'era più la casa di Maria. Allora andarono, trovarono che laggiù c'erano rimaste solo le fondamenta, corrispondevano perfettamente
e poi chiedendo ai nazaretani quando era scomparso da lì la Santa Casa, gli riferirono che il 9 maggio 1991 la sera ancora era lì, ma il 10 maggio non c'era più e non sapevano dove fosse finita, ma lo sapevano loro di Tresanto, diceva, noi il 10 mattina l'abbiamo trovata lassù, quindi vuol dire che ha, e c'è questi documenti, c'è pure una lapide che ricorda queste date. Quindi, come diciamo, attestazione storica di questa verifica che fu fatta, anche notariamente avallata. E quindi il tempo che impiegò la Santa Casa nel viaggio da Nazareth da Tresanto, la prima tappa, fu un tempo di almeno una notte. E quindi anche umanamente questo c'è anche il miracolo del volo e anche del tempo brevissimo che ha impiegato per arrivare, direi quattro a questo punto. Lo sradicamento, trapassare la basilica che proteggeva le tre pareti, il volo miracoloso e il tempo brevissimo che ha impiegato gli angeli a portare da un luogo all'altro. E la ricostruzione. Senza ricostruzione, perché rimasero le tre pareti tali quali. Dai, andiamo avanti. Penso che lo ripeto adesso visivamente. L'archeologia e gli studi edilizi dunque avrebbero fatto luce sulla autenticità della casa, dando sostegno alla devozione secolare che la circonda. Ma c'è ancora un altro mistero che non trova soluzione, un mistero antico e affascinante. Come hanno fatto queste pareti ad arrivare dalla Terra Santa fino a qui in Italia, nelle Marche? Chi le avrebbe portate? Per ben 7 secoli la Chiesa ha creduto che la Santa Casa fosse stata trasportata grazie all'intercessione divina. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 il Signore operò uno dei miracoli più grandi. Fece trasportare la casa di Maria dagli angeli celesti, che in volo e per lunghi tratti di aria e di mare la portarono da Nazareth ad una località della Croazia. Dopo circa 3 anni, gli angeli spostarono di nuovo la casa, portandola sull'altro lato dell'Adriatico, in Italia. Qui la dimora di Maria fu posta prima su una collina vicino al mare, poi, dopo 8 mesi, fu posata in una selva di Recanati. Dopo qualche tempo gli angeli, ancora, portarono in volo la casa di Maria sul Monte Prodo, l'attuale colle di Loreto, presso un campo che apparteneva a 2 fratelli. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, gli stessi messaggeri di Dio spostarono la santa dimora posandola a pochi metri fuori dal campo dei 2 fratelli, nella sua collocazione attuale, che rimaneva sopra un'antica strada pubblica. È questo il miracolo delle cosiddette traslazioni angeliche, venerate per secoli dal cristianesimo. Tuttavia, per secoli, la Chiesa e la tradizione lauretana hanno diffuso e ritenuto vera la traslazione angelica, originando tutta una particolare liturgia intorno a questo straordinario miracolo. I primi autorevoli documenti a supporto della tradizione risalgono al 400, come gli scritti del beato Giovan Battista Spagnoli, detto il Mantovano, che nel 1479, in una lettera in latino indirizzata al cardinale della Rovere, racconta cosa osservò visitando per la prima volta la Santa Casa. Ed ecco che ai miei occhi si presenta una tavoletta corrosa, nella quale era scritta la ragione per cui quel luogo aveva raggiunta una così grande autorità. Allora io ho voluto raccogliere dalla tavoletta, consumata dal tarlo e dalla polvere, la serie dei fatti. Ecco, questa tavoletta è importantissima perché il Beato Mantovano, che fu poi autore della Basilica, il Beato Mantovano è stato un umanista straordinario nel secolo, del XV secolo, e ha fatto scritti poesie in latino, insomma, migliaia, e era citato proprio dall'Università d'Europa. Lui fu lettore della Basilica appunto di Loreto e riportò per scritto quello che lui aveva letto sulla tavoletta che era incisa in questa chiesetta di Nazareth, che stava lì in mezzo alla strada, e che risaliva agli inizi del 1300. Quindi fu posta quella tavoletta con l'avallo dei vescovi dell'epoca, perché nessun vescovo autorizza un culto pubblico in una chiesa di un miracolo se quel miracolo non è stato certificato e approvato prima ancora del Papa stesso. Quindi il vescovo dell'epoca di Recanati, quando approvò il culto delle traslazioni miracolose, perché erano venute in quegli anni viste da tutti, e quindi
una tavoletta in fondo alla chiesetta, a queste tre pareti, che il Beato Mantovano, quando la lesse 150 anni dopo, la vide corrosa dal tempo, quindi che si stava deteriorando, quindi se ne perdeva poi la scrittura. Allora la mise per scritto tale quale l'aveva vista. E così fece anche un altro autore successivo, fece anche Ricci e vari altri autori, che trascrissero quello che videro. Quindi quel documento del 1400 che noi abbiamo, non è un documento del 1400, è la trascrizione di un documento dell'inizio del 1300. Poi, oltre a questo, che ripeto, era una tavoletta approvata dal vescovo, quindi con un avallo dell'autorità ecclesiastica, c'erano moltissimi altri documenti, che poi anche avevo ritrovato anche recentemente, anche del 1339, quindi pochissimo dopo, di una cittadina di Sorrento di Treia, che parla di questi fatti miracolosi, come anche delle chiese che ci sono in Ancona, costruite tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300, di cui adesso parlerà, che essendo chiese, fatte costruire dai vescovi e quindi approvate dai vescovi per il culto che vi si celebrava, dei ricordi di questi fatti miracolosi, a ne autenticizzava il fatto stesso come fatto avvenuto di questo miracolo. Se no i vescovi non fanno erigere delle chiese per approvare un miracolo che non era mai avvenuto, farebbero fare un falso culto, no? Sarebbe un ingannare la gente, un ingannare i fedeli, se avessero fatto delle chiese per far celebrare un miracolo che non era mai accaduto. Invece l'hanno costruite quando ancora erano viventi tutti i testimoni oculari, per i quali nessuno mai ha contraddetto i vescovi per quanto avevano fatto. Quindi siamo nel campo di approvazioni non solo di documentazioni storiche inoppugnabili, ma proprio comprovate dalle autorità ecclesiastiche al massimo livello. Prima i vescovi locali, che sono quelli di Fiume, quelli di Ancona, quello di Recanati, quello di Macerata e persino quello di Napoli, perché poi anche a Napoli fu costruita una basilica di Forio durante le stesse traslazioni nel 1295, perché l'ultima venne nel 1296, quella sulla pubblica strada, e nel contempo, saputa la notizia dell'isola di Ischia, che erano lontanissimi da Ancona e da Loreto, vollero iniziare a costruire una basilica in onore di queste traslazioni miracolose che ancora stavano avvenendo, non si erano completate. Come se oggi, per dire, per capire il concetto, no? Oggi noi crediamo, molti credono, ancora la chiesa non si è pronunciata all'apparizione di Medjugorje. Quante chiese ci sono dove si celebrano questi fatti? I biglietti, i preghieri, i messaggi, no? E magari anche delle chiese consacrate alla regina della pace, anche se non si esprime in maniera ufficiale il fatto delle verità delle apparizioni, no? Quindi, però stanno ancora avvenendo, quindi non c'è ancora un pronunciamento ufficiale, ma tutti lo considerano come cosa da coltivarsi, da credersi e da celebrarsi. Così è stato a Fiorino, mentre ancora avvenivano questi fatti miracolosi. Iniziarono la costruzione della basilica, ma questa approvata dal vescovo, per ricordare quei fatti che erano già avvenuti, ma di cui loro non sapevano quando fu iniziata la costruzione, che continuavano ancora. E sono poi se ne formavano due di traslazione. Questo per dire, cioè abbiamo documenti storici, archeologici e approvazioni ecclesiali così inoppugnabili che affermare il contrario, veramente, come diceva Giulio, è veramente un sacrilegio. Ecco, ti Stampagnoli, sì. Possiamo fare in questo modo dialogato perché è molto più in base anche per attimo. Ma com'è? Siamo nell'era della scienza e per molto dello scientismo, cioè la scienza viene vista come un mito, no? Ecco, gli scienziati in quale maniera contestano questo tipo di miracolo? No, gli scienziati non lo contestano. Gli scienziati studiano delle cose oggettivamente verificabili. Non sono gli scienziati che hanno contestato, è stato un autore che ha voluto desacralizzare il fatto come tale per renderlo più accessibile alla mentalità di oggi, che si crede con più difficoltà ai fatti miracolosi, no? Hanno creduto che togliendo il soprannaturale la gente fosse più devota alla Madonna di Loreto, tutto il contrario. Infatti adesso Loreto non c'era più nessuno, prima c'erano milioni di persone, adesso gli hanno calmo, se lì non c'è la Santa Casa vera e non c'è stato il miracolo, uno dice: me ne sto a casa mia, prendo una pietra da un luogo santo, la porto a casa, mi tengo la riga e la vengono qui, no? Invece l'eccezionalità, la particolarità di Loreto fu proprio il fatto delle traslazioni miracolose con cui andavano a vedere la casa miracolosamente portata dagli angeli. Su questo la scienza non ha mai detto niente,
la scienza, quando si è pronunciata, ha sempre avallato dei fatti che sono fuori dall'ordinario, fuori dal naturale, inspiegabili dal punto di vista umano, dal punto di vista scientifico, come questo qui che dicevo prima degli architetti che hanno esaminato le pareti, le fondamenta, la misurazione delle fondamenta, la particolarità di stare sul vuoto. L'ingegner Sacconi, che fece all'inizio del 1900 uno studio particolarizzato dopo che fu aperta la pavimentazione perché c'era stato un incendio nella Santa Casa che distrusse tutto, rimase solo le pareti, proprio spogliando, c'era una foto forse sfuggita e si vedeva dopo l'incendio che c'era rimasto solo le pareti nude, e che probabilmente fu anche un incendio doloroso, e rimase solo le tre pareti. Lui dopo il Papa fece fare un esame naturalmente archeologico, no? Aprire le foto, le fondamenta, e lui verificò tutto come era stato già riscontrato nei secoli precedenti da altre precedenti ricognizioni. Quindi avvalorò tutto quello che avevano detto nel passato, con documenti notarili, e lui stesso, comprovandolo anche con fotografie, in questo caso, perché credo già c'era la possibilità delle foto, verificò la mancanza delle fondamenta, la particolarità della irregolarità della base delle tre pareti, il terreno che era assolutamente cedevole, quindi non poteva reggere un peso che stava sopra in quel modo come si trova la Santa Casa. Poi questo fatto delle tre, di quella parete che sta sospesa sul vuoto, lui fa una considerazione, ha fatto una relazione lì, anche ce l'ho, e comunque sta tutto su Telemaria, se voi avete la possibilità di accedere a telemaria.it in internet, io ci ho messo tanti filmati in una sezione che ho chiamato appunto la Santa Casa, potete cliccare su questi filmati e vederli con le varie conferenze che ho tenuto, oppure per i video convidato e a cui ho spiegato queste cose che mi hanno ripreso, e quindi è rimasta una cosa anche preziosa perché vale per tanti altri, no? Quindi questo particolare dei Sacconi, c'è proprio un filmato specifico che leggo la sua relazione e la commento. Io adesso in sintesi dico questo: lui ha avallato il fatto che se la casa, parlando scientificamente, no? Se la casa non è stata portata dagli angeli, è stata trasportata da qualcuno, no? Umanamente, se non è stato fatto miracoloso. Però lui, constatando com'è dal punto di vista architettonico, ha verificato che se è stata costruita su quella strada, prescindendo dal discorso che era proibito, ma se fu costruita lì, doveva essere stata costruita, per esempio, preparando il terreno, quindi doveva essere pulito, doveva farsi le fondamenta, mentre lì risulta che è appoggiata sulla strada, e persino, un particolare che sembra insignificante ma importantissimo, hanno trovato un cespuglio che è stato schiacciato, come la parete che si è posata dall'alto, è rimasto schiacciato una parte del cespuglio e l'altra parte fuoriesce dalle tre pareti, cioè una parte è rimasta schiacciata e l'altra è rimasta fuori. Quindi proprio si vede che le tre pareti sono state appoggiate dall'alto, quindi non costruite dal basso. E se scientificamente si dovesse avallare una costruzione di questo tipo dal basso, lui, l'ingegnere Sacconi, l'architetto, cioè Sacconi, faceva rilevare l'impossibilità proprio meccanica di fare questo, perché non è possibile costruire prima la parte superiore e poi la parte inferiore. E poi, oltre a questo, la parte superiore delle tre pareti è molto più elevata, perché nella Santa Casa adesso è costruito un po' come una piccola chiesa, no? Ma le pareti originali erano solo tre ed erano, arrivavano fino a circa 3,5 metri. Tutta la parte che va sopra è stata messa dopo con mattoni del luogo e poi è stata chiusa una volta. Tutto quel peso che è stato aggiunto sopra è un peso enorme, che quelle tre pareti in quelle condizioni, senza fondamenta, con una parte con sospeso sul vuoto, sul terreno sdrucciolevole, non potrebbe reggere. E lui dice, lui architetto, è già un miracolo il fatto stesso che da 7 secoli sta in piedi senza neanche una crepa contro ogni legge fisica, perché non può reggere quel peso in quelle condizioni dal punto di vista statico, dell'archeologico. Questo dice la scienza. Poi importantissimo quello che accennavo prima, il fatto dello studio chimico della Malta. Essendo Malta della Palestina, non delle Marche, e di tanti secoli fa, di 2000 anni fa effettivamente, quando fu costruita a Nazareth, probabilmente dai bisnonni di Gesù, di Maria, per quello era la casa di Sant'Anna e San Gioacchino, quindi l'hanno costruita probabilmente i loro genitori, quella Malta lì risulta di quei luoghi laggiù, non esiste delle Marche,
e non è, è stata staccata dalle pietre che costituiscono le tre pareti, quindi non è stata smontata e rimontata. Quindi l'ipotesi che è stata smontata e rimontata su quel posto, oltre ad essere impossibile dal punto di vista architettonico, perché non si può costruire dall'alto a basso, non solo dal basso all'alto, è impossibile anche dal fatto stesso che è comprovabile da questa malta che non è mai stata toccata, è quella malta che stava a Nazareth. Quindi quelle tre pareti sono state messe lì in modo, nello stesso modo con cui si trovavano a Nazareth. Allora, da questo si deduce, siccome non è stata trasportata dall'uomo, non è stata costruita sull'uomo, ed è una cosa impossibile che sia avvenuto un fatto che qualcuno l'ha posata dall'altro in modo umano, si deve per forza arrivare alla stessa conclusione sempre, cioè che sia stata portata lì in modo miracoloso e in modo soprannaturale, come dice la tradizione, come dicono alcuni santi, la Chiesa l'ha parlato, dagli angeli del cielo. Poi la Beata Elena, che ha detto anche quanti erano, erano sette angeli. Dice anche il numero, tra l'altro, ci dà anche delle illustrazioni di quello che non è possibile sapere in altro modo. Quindi la scienza non dice niente contro. Invece quello che è stato detto contro è un utilizzo di un documento, è stato trovato un trentennio fa, di una famiglia che poi è stato sconfessato da me, che lo espongo qui nel mio libro, ma soprattutto da uno studioso di Torino, il professor Andrea Nicolotti, che proprio la notte in cui venne il Papa Benedetto XVI, prima di raccontare a Stefano, venne a Loreto due anni fa per iniziare l'anno di fede e ricordare il cinquantenario del Concilio e il viaggio di Giovanni XXIII a Loreto, e lui non parlò di questo fatto miracoloso, anche se io gli avevo scritto e poi altre volte era intervenuto, però non gli obbediscono, quindi poi alla fine avete visto cosa è successo, no? Perché evidentemente non era obbedito da tanti, se ha fatto la scelta che ha fatto Benedetto XVI. Proprio quella notte che lui non parlò in quel modo come io gli chiesi, io mi riferivo anche a scritti che facevo, a telefonate che avevo con Monsignor Gasvein, che ha fatto anche l'avvocato al pozzo tante volte, si è sentito direttamente, insomma ero in contatto e Benedetto XVI era molto contento di quello che gli mandavo e gli chiedevo, e lui lo faceva, ma poi non lo ascoltava, e quindi era la lettera vuota. Insomma, sta di fatto che quella notte, quando lui è ripartito da Loreto, mi arrivò questo studio all'improvviso sulla mia posta elettronica di questo professore di Torino, di studi storici dell'Università di Torino, che mi diceva che lui aveva fatto uno studio in cui aveva dimostrato delle cartulari pulisanesi, cioè quello scritto che avevano trovato, in cui si diceva che delle sante pietre erano state portate via dalla Santa Casa e date in dote a una figlia Itamar dei principi Angelo e Piero, era un falso storico creato da una famiglia di Palermo, esattamente di Culisano, per cui si chiama Cantulano Culisanense, che si chiamavano De Angelis. Loro, per poter far credere che erano di discendenza nobiliare, quindi provenivano da una famiglia principesca, fecero un documento, come si usava anche anticamente, facevano questi falsi, no? Un documento in cui si faceva riferimento ai principi Angeli e Piero che avevano dato in dote alla loro figlia queste sante pietre portate via dalla Santa Casa. Da queste quattro parole, queste che ho detto adesso, perché sono solo queste, non ci mette di più, ha dedotto questo studioso che allora la storia degli angeli che hanno portato la Santa Casa è stata una amplificazione leggendaria di questa invece documentazione reale di un fatto di principi angeli, che si chiamavano appunto angeli, che portavano via le pietre dalla Santa Casa. Questo documento è un falso storico, è stato rintracciato pochi decenni fa, è stato scritto nel 1859, non nel 1291, è di questa famiglia di angeli di Palermo, che non ha nessuna relazione con il principe Angelo e Piero, se lo sono creati loro per farsi credere discendenti di una famiglia principesca, anche in correlazione con la Sindone di Torino, perché questo studioso è di Torino, cui partì con lo studio della Sindone, che questa famiglia rivendicava come averla posseduta loro nel 1200, prima che arrivasse poi in Europa. E lui, partendo dallo studio della Sindone e verificando che era un falso storico quello che loro affermavano del possesso della Sindone, è poi arrivato a Cartolano Pulisanesi, che era sempre di riferimento a questa famiglia di Palermo. E quindi ha potuto appurare con documenti alla mano, storiografici, che questa famiglia di Angelis non ha avuto mai nessuna relazione con gli anni principali del Piero. E quel documento è stato è artefatto per fare solo un falso storico a loro vantaggio così.
della sua... Quindi avere, e oltre a questo, stavo dicendo prima, queste quattro parole che sono riportate in questo documento, cioè che i principi Angelo e Pino preso delle vie di partita dalla Santa Casa, non dice che portarono via la Santa Casa, dice che se fosse vero, non lo è, ripeto, ma fosse vero, sta semplicemente dicendo che hanno preso delle vie e l'hanno portate via dalla Santa Casa, ma non dice né da quale Santa Casa l'hanno portate via, perché la Madonna è stata anche a Efeso, è stata a Gerusalemme, è stata in Egitto, è stata a Betlemme, ha avuto varie case durante la sua vita, no? Quindi non è specificato che la casa è Nazareth, primo punto. Secondo punto dice preso delle pietre per andare via dalla Santa Casa, ma delle pietre, non la Santa Casa. Cioè se io in questa stanza porto via delle pietre di questa stanza, non ho portato via le pareti di questa stanza, porto via delle pietre. Quindi non c'è scritto lì che quei principi anche di Dio, ammesso che sia vero che non lo è, ma anche ammesso che sia vero che il documento hanno portato via la Santa Casa, hanno portato via delle pietre da quella casa. Come se io vado a Loreto oggi, c'è le tre pareti, prendo un frammento di quelle pareti, me le porto a casa, ho portato via una pietra di quella Santa Casa, ma non la casa. Poi dove l'hanno messa queste sante pietre? Sì, poi dopo avrebbe fatto questo viaggio di 5 anni, dal 1291 al 1296, a Tessantri, in Ancona, nella sede della sua Loreta, sul campo dei due fratelli, e poi alla fine è messa la strada, dove hanno proibito costruire, non la strada principale, poi l'hanno messa con una parte superiore sul vuoto, insomma tutte cose talmente assurde. Ma perché ha scritto questo? Dice, c'ho le sante pietre, poi dove sono le sante pietre? Sarebbero quelle pietre con cui fu ricostruita poi la casa lì. Però siccome non è stata ricostruita, perché quella è tale e quale come era Nazareth, è tutto proprio fuori da ogni... è più incredibile credere, diceva prima lo Stefano, parlavamo prima di questa conferenza, è più incredibile credere che sia avvenuto un trasporto umano che non credere che sia avvenuto un trasporto asserico, perché sono talmente impossibili tutte le altre ipotesi che veramente credersi è fuori da ogni razionalità. Diciamo proprio nel campo della razionalità, quindi nel campo della scienza, come diceva il mio signore, è il campo scientifico. Quindi la scienza non si pronuncia, la scienza è costata, poi siamo noi che dobbiamo ragionare da guidati e arrivare alla conclusione. E la scienza sempre prova i miracoli, alla fine, anche se non dice che c'è stato un miracolo, dice che sono degli elementi tali che non sono comprensibili, non sono umanamente spiegabili. Io tra l'altro questo libro, dopo magari quando ci abbiamo ancora, non vorrei troppo frattardi, perché volevo, finiamo adesso il filmato, dopo riprendendo un attimo questo discorso vi faccio vedere alcuni sante da cui ho avviato questo libro, dallo studio di questo studio che ho fatto con questo libro, partendo dalle rivelazioni dei santi, che essendo rivelazioni autentiche non potranno mai essere contraddette dalla scienza, semmai la scienza le confermerà. I fatti che Giovan Battista Spagnoli riporta sono il preciso ricordo di tutte le traslazioni miracolose della Santa Casa. Da Nazareth a Tersatto in Croazia, da qui nella zona di Recanati, prima presso una selva, poi su un campo di due fratelli e infine sulla strada pubblica. Ma esiste una prova oggettiva sulla concretezza di questo scritto? Sembra proprio di sì. La prima località indicata nella tavoletta è un castello vicino fiume che si chiamava Tersatto. L'odierna Rijeka, in Croazia, dove la Santa Casa, proveniente da Nazareth, si posò la notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 in un luogo che a quel tempo era una selva. I boscaioli che andavano a lavorare in quella selva si accorsero di queste mura improvvisamente apparse nel bosco di Tersatto. L'allora parroco di Tersatto, don Alessandro Georgievich, venne subito informato del fatto. Ma egli al tempo era molto ammalato e non poteva muoversi. Secondo la tradizione, fu allora che gli apparve la Madonna, la quale gli rivelò essere quella la sua casa di Nazareth. Niccolò Frangipane, signore della città di Tersatto, all'epoca volle accertarsi dell'accaduto e mandò una delegazione in Palestina con l'incarico di constatare se realmente la Santa Casa non esistesse più a Nazareth. Arrivarono a Nazareth, verificarono che le mura della Santa Casa di Maria non esistevano più a Nazareth, ma c'erano rimaste le fondamenta
le quali corrispondevano perfettamente nel loro perimetro al perimetro delle tre pareti che si trovavano a Tersatto. Dopo aver sostato per 3 anni e mezzo, il giorno 10 dicembre 1294, la Santa Casa scomparve da Tersatto. Stiamo per scoprire le ultime ipotesi. Secondo la tradizione lauretana, la Santa Casa compare dall'altra parte dell'Adriatico, in vari luoghi, prima di posarsi definitivamente sulla collina di Loreto. Posa Tora è ancora l'attuale nome della località anconetana e deriva dal latino posat et tora, a ricordo della Santa Casa che lì si posò e lì venne pregata dagli abitanti. La presenza e la venerazione nella chiesa di Posa Tora di un'antica icona della Vergine con Bambino risalente alla fine del 1200 confermerebbe l'epoca di edificazione della prima cappella, quando qui arrivò la Santa Casa. La casa di Maria, dalla collina di Posa Tora, fu portata dagli angeli in una fitta selva nei pressi di Recanati, dove dei pastori videro quel mattino una luce abbagliante uscire dalle nubi. Secondo molte fonti, dal nome della proprietaria della selva deriverebbe l'origine del toponimo Loreto, associato alla Madonna e poi alla città. Poi, siccome questa grande affluenza di pellegrini e per il fatto che c'era questa selva dove facilmente persone malintenzionate si potevano nascondere e di fatto si nascondevano e assalivano i pellegrini per depredare dei loro beni che portavano magari anche come ex voto alla Santa Casa, narra la tradizione ed è attestato da testimoni oculari che la Santa Casa si spostò dalla selva della signora Loreta sulla collina di fronte, che è chiamata il Monte Prodo, sul campo di due fratelli. I due fratelli erano Stefano e Simone di Antici. Il luogo, secondo gli studi, dovrebbe trovarsi nella parte terminale dell'attuale Palazzo Apostolico, molto vicino alla Basilica di Loreto. I due fratelli, però, non furono degni ospiti della Santa Casa. Essi iniziarono a litigare violentemente l'uno contro l'altro per tenere solo per se stessi le offerte che venivano portate in quel luogo. Per cui la Santa Casa si spostò anche dal loro terreno e si posò sulla pubblica strada che passava adiacente al loro terreno. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, la casa appare nella sua collocazione attuale, sul colle che ancora non si chiamava Loreto e che apparteneva alla vicina città di Recanati. Fu allora che un eremita, chiamato Paolo della Selva, ebbe una rivelazione soprannaturale e fece sapere agli abitanti di Recanati che si trattava della Santa Casa di Nazareth, portata dagli angeli celesti da Tersatto fin lì. Esiste un'altra testimonianza significativa sull'arrivo miracoloso della Santa Casa a Loreto. Come si spiega, infatti, che sull'isola d'Ischia, dunque in un luogo molto lontano da Loreto, esiste una basilica del XIV secolo edificata in onore della Casa di Maria, traslata dagli angeli proprio a Loreto? Indubbiamente la tradizione dice che alcuni pescatori di Forio che si recavano spesso nel mare Adriatico per la pesca siano venuti a conoscenza della traslazione miracolosa della Santa Casa, della Casa della Madonna, fino a Loreto, e quindi avrebbero voluto costruire anche qui, perché evidentemente è stata una notizia che ha suscitato grandissimo scalpore, hanno voluto costruire una cappellina in onore della Madonna, ma più che altro diciamo proprio in onore della Casa della Madonna. Questi che abbiamo visto finora sono i riscontri principali sulle traslazioni miracolose della Santa Casa. In epoca moderna, degli studiosi hanno avanzato un'ipotesi che parla di un trasporto ad opera dei crociati, ma in merito a questa sorgono alcune domande. Com'è possibile che queste mura siano state in almeno 5 luoghi diversi, dove rimangono importanti testimonianze? Come avranno fatto i crociati a trasportare le pareti e ricostruirle in poche ore e di notte, per non farsi accorgere dagli abitanti dei diversi luoghi in cui la casa sostò? Per poi infine metterla sopra una strada pubblica, forse l'unica che conduceva a valle.
Inoltre, perché ricomporre la casa senza realizzare subito le fondamenta e addirittura ponendola in parte sopra il vuoto di un fosso? Nessuno edificherebbe, anzitutto, su una pubblica strada che oltretutto era anche proibito dal comune di Recanati con un documento anche del 1289 e qualora fosse stato fatto dovevano essere abbattute. Nessuno edifica tre pareti su un vuoto di una strada perché non potrebbe reggersi. E poi oltretutto queste ipotetiche persone che avrebbero costruito sulla pubblica strada queste tre pareti, perché hanno messo dopo degli archi di sostegno successivamente per impedire che crollassero, quando potevano metterle normalmente sopra un suolo pubblico che non era una pubblica strada, con fondamenta, con sostegni tali che non avesse nessuna possibilità di crollare. A conferma di quanto dice il professor Nicolini, ci sono le relazioni fatte da due insigni architetti, come il Sacconi, alla fine dell'Ottocento, e più tardi il Mannucci, nel 1923. Gli studiosi dichiararono, dopo attente analisi, che era un miracolo il fatto stesso che le tre pareti potessero reggersi così come si trovano a Loreto. Molti papi hanno ritenuto vere le traslazioni angeliche, lasciando innumerevoli documenti, bolle papali, scritti ed incisioni, difficili da trascurare. Ma ci sono anche eventi che appartengono alla sfera del soprannaturale. Si tratta delle rivelazioni mistiche sulle traslazioni angeliche della Santa Casa, vissute e testimoniate da tanti santi. La più importante di queste rivelazioni è quella riportata da Santa Caterina da Bologna nel Rosarium, un testo da lei scritto nel 1440. Alla fine questa dimora, consacrata prima dai tuoi apostoli, che vi hanno celebrato i divini misteri con miracoli. Per l'idolatria di quella gente, fu trasportata in Dalmazia da uno stuolo di angeli. Quindi, per le stesse e per altre ragioni, portarono questa degnissima chiesa in vari luoghi. Finalmente, portata dai santi angeli, fu collocata stabilmente a Loreto e posta nella provincia d'Italia e nelle terre della Santa Chiesa. Allora, qui volevo collegarmi, stavo prima accennando, a questo richiamo alle rivelazioni dei santi, che ce ne sono parecchie, diciamo, non ce n'è solo una. Vorrei riportarne una, che adesso mi è stato presentato, che è di un'importanza particolare, perché ci fa capire anche il perché avvengono queste traslazioni miracolose. Questa santa qui non è ancora santa canonizzata, ma è venerabile, è il cammino precedente alla beatificazione, Maria de Breda, che fece un'opera di sotto rivelazione della Madonna, La mistica città di Dio, che fu un'opera che nel Medioevo ha educato generazioni e generazioni di cristiani. E questa particolare santa è nota perché, oltre a questa opera mistica, quando i missionari andarono in America a evangelizzare le popolazioni selvate, diciamo gli indiani di allora, no? Gli indiani di America, gli indios, accadeva che quando arrivavano i missionari trovavano queste tribù degli indios che chiedeva loro il battesimo, ma non c'era mai stato nessuno. No, sono io. Non c'era stato nessuno in quei luoghi ancora, no? Quindi rimanevano meravigliati questi missionari che arrivavano lì con il crocifisso e già loro riconoscevano il crocifisso e aspettavano questi missionari perché avessero loro il battesimo. Dice, ma come avete saputo voi questo che ha fatto di Gesù Cristo? Il Salvatore degli uomini, dice perché una signora è venuta qua a farselo conoscere e che dovevamo chiedere a coloro che sono venuti il suo nome, il nome di Gesù Cristo. Loro non capirono, la Madonna non risultava fosse la Madonna che apparisse miracolosamente, perché non parlavano appunto di la mano di Dio, non c'erano dei problemi specifici, no? Dopo scoprirono che era questa scuola, questa mistica che in bilocazione si recava nelle Americhe dal monastero della Spagna dove lei viveva e dove aveva queste rivelazioni della Madonna sulla sua vita di Maria, che lui fece quest'opera, mi sa di Dio, sempre Maria, la vita di Maria, e che era lei che andava là
missionari potessero ricevere il battesimo da loro stessi richiesti, prima ancora che i missionari ne parlassero. E dopo lo scoprirono. Per cui ebbe una fama di santità straordinaria. Diciamo, lei dice tra 1602 e 1665. Ecco, tra le opere che lei ha scritto, appunto, tra cui questa mistica città di Dio, ha proprio spiegato il motivo del perché avvennero le transazioni miracolose. Un'altra santa che ne tratta per rivelazione, qui per rivelazione diretta della Madonna, e ci sono le Catena da Monte per rivelazione diretta di Gesù Cristo. Guardate che cosa dice, e che ci spiega il perché c'è tanto accanimento contro la Santa Casa. C'è stata nei secoli passati e c'è oggi. Perché la vogliono distruggere? Perché con questa falsificazione storica hanno tolto la certezza che quella sia la casa di Maria e hanno tolto la certezza che quella è venuta in modo miracoloso, portata da Dio per sua volontà? Perché la vogliono distruggere? Chi c'è dietro tutto questo progetto? Io vi posso solo fare un accenno senza approfondirlo, perché voglio leggere quest'altro che è più importante. Quando ci fu il centenario nel 1994, il settimo centenario della traslazione della Santa Casa, Giovanni Paolo II, che era uno che la sosteneva molto, per quello che ha dato subito la sua benedizione, me ne avete il mio libro, ricevette in udienza un signore francese di alto capo, diciamo, più o meno a livello di cardinale, che si ricordò lui dicendogli: lei non deve andare a Loreto per il centenario e non deve più parlare della traslazione miracolosa. E gli mise una lettera davanti sul suo tavolo per aggiungergli questa loro volontà, loro, gli stava dietro, c'era la Sorella Internazionale. Giovanni Paolo II, che aveva una paura tremenda di tutte queste cose, tanto che ha combattuto contro il comunismo per decenni, non era pure sconfitto, naturalmente non ebbe alcun timore di questi minacci che gli furono fatte. Prese l'aereo, se ne venne a Loreto e iniziò la celebrazione del settimo centenario, e lì parlò con forza proprio delle tre pareti dove veramente era venuta l'incarnazione, dove veramente Gesù aveva vissuto con Maria e Giuseppe e tutto il resto, no? Quindi confermò, senza esprimersi in maniera, diciamo, esplicita sul fatto del miracolo, però confermò che quella era la Santa Casa, non pietre portate via dalla Santa Casa. Perché se fossero pietre portate via dalla Santa Casa, lì non ci sarebbe neanche la Santa Casa. Se lì ci sono delle pietre portate via dalla Santa Casa, ricostruite sul posto, non è la Santa Casa dove è avvenuta l'incarnazione. Perché non è più lo spazio fisico dove sarebbe avvenuto questo mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Quindi, negando l'autenticità delle pareti, si nega anche l'autenticità della stessa reliquia. E invece Giovanni Paolo II, comunque anche Benedetto XVI, confermò l'autenticità proprio della Bibbia come tale, quelle erano le tre pareti autentiche di Nazareth, quindi sconfessando tutte le altre opinioni. Allora, perché quindi avviene e è avvenuto e sta avvenendo questa disagrazione? Adesso ve lo spiega questa santa, mi è subito quando c'è la mano, ecco, guardate cosa dice. Si riporta agli inizi del cristianesimo, quando dopo Costantino la religione cristiana fu resa libera di essere professata, e quindi i cristiani da quell'epoca in poi, dal IV secolo, iniziarono a edificare le chiese. Prima invece si celebravano comunemente delle case private, no? E allora in Palestina la cura dei cristiani fu quella di preservare i luoghi che ricordavano gli avvenimenti della vita di Gesù e di Maria, e quindi i luoghi più preziosi che fanno il fondamento della fede cristiana. Tra tutti questi luoghi Dio permise che certuni di essi, quando poi avvennero le invasioni musulmane, andassero distrutti, alcuni di questi luoghi che si richiamano alla vita di Gesù e di Maria, ma non volle che venisse distrutta la Santa Casa, perché a Nazareth stavano per distruggerla, perché i nazaretani erano diventati musulmani, facevano allora come stanno facendo oggi, no? O ti converti, non c'è alternative, no? I nazaretani non ebbero la forza e diventano musulmani. Avevano già progettato di abbattere la Santa Casa, perché dovevano abbattere il fondamento della religione cristiana, cioè che il Figlio di Dio, cioè Dio, si era incarnato, che il fondamento della nostra fede è tutto lì, che il Figlio di Dio si è incarnato per la salvezza degli uomini. Se non c'è quel fondamento, crolla tutta la nostra religione, non ha più senso, non ha più significato. E cosa dice allora questa venerabile Maria Greda sotto rivelazione della Madonna stessa?
Dice, gli antichi fedeli che edificarono quelle chiese all'origine, nel IV secolo, e ripararono i luoghi santi, ricevettero luce divina per conoscere che mediante questa tradizione delle chiese costruite sui luoghi dei luoghi sacri, della vita di Gesù di Maria, volevano perpetuare la memoria di quei ammirabili misteri avvenuti in quei luoghi. Allora si sappia che il demonio, ecco, è il punto sempre al centro di tutto, chi è il nemico che vuole distruggere la fede cattolica, la fede cristiana, è lui. Allora si sappia, dice la Madonna, dice la Madre Maria Reverenda, che il demonio, dopo che alla morte di Cristo Signore l'ebbe conosciuto come vero Dio e Redentore degli uomini, perché Satana lo riconobbe dopo che è avvenuta la redenzione, che Gesù era veramente figlio di Dio, no? Anche nelle tentazioni del deserto diceva, se sei figlio di Dio, dico queste pietre che ti riguardano, se sei figlio di Dio, getta di giù, se sei, quindi stava ancora cercando di capirlo, non era sicuro. L'ha capito dopo che la redenzione è avvenuta, quando l'ha fatto uccidere sulla croce e poi Gesù è risorto, vincendo la morte e poi iniziando la propagazione della fede di lui come figlio di Dio. Allora dice, si sapeva che il demonio, quando ebbe conosciuto che Gesù era il vero Dio e il Redentore degli uomini, pretese con incredibile furore di cancellare la sua memoria dalla terra dei viventi. Cioè non avendo potuto impedire che Gesù fosse venuto e avesse redento l'umanità, cosa vuole fare il popolo? Cioè, cancellare il ricordo, come se non fosse avvenuto niente di quello che Gesù aveva fatto. E così pure anche cancellare la memoria della sua madre santissima, perché se anche uno cancella la madre di Gesù, cancella Gesù. Se non c'è stata la madre di Gesù, c'è stata anche Gesù. E come faceva il demonio per distruggere il ricordo di Maria e di Gesù, e quindi del fondamento della religione cristiana? Facendo distruggere tutti i luoghi dove erano avvenuti i fatti che riguardavano la vita di Gesù di Maria. Per questo avvenne che gli angeli santi, per volontà di Dio, trasportarono tante volte, quindi non una, qui io ne ho numerato 5, storicamente documentabili, ma non sono neanche le uniche. Dice, fu per questo che gli angeli santi trasportarono tante volte la venerabile e santa casa di Loreto, perché lo stesso drago che perseguitava questa Santissima Signora aveva già disposto gli animi degli abitanti di quella terra di Nazareth affinché abbattessero quel sacro oratorio, perché era già diventato chiesa dall'inizio, quando San Pietro invece lo aveva la prima messa, e perché quello era stato il luogo in cui si era compiuto l'altissimo mistero dell'incarnazione. Quindi qual era lo scopo del demonio e degli uomini che fanno la sua volontà? Quella di cancellare il ricordo dell'opera redentrice di Cristo, dell'incarnazione, cioè di Dio che si è fatto uomo attraverso Maria, tra quelle pareti, e quindi che gli uomini hanno avuto la salvezza tramite Gesù, perché devono credere in lui per ottenere la salvezza. Se noi distruggiamo questa reliquia, non è che distruggiamo la fede in se stessa, però distruggiamo nella mente di tanti delle generazioni che vengono dopo, distruggiamo il ricordo che quella reliquia ci dà. Perché se io sono sicuro che quelle tre pareti sono il luogo dove è avvenuta l'incarnazione, sono sicuro che l'incarnazione è avvenuta. Quindi che Gesù è veramente esistito, quindi che veramente Gesù è morto in croce, che veramente Gesù è risorto, che veramente Gesù è il nostro Salvatore. Invece cancellando la reliquia che ricorda il luogo dove lui si è incarnato, fa obnubilare, fa dimenticare quella piana, fino a poi fa scomparire la conoscenza stessa della fede cristiana che si fonda sull'incarnazione del Figlio di Dio. Un particolare importante che proprio questi giorni ho trovato, parlavo prima all'inizio con Don Stefano, a riguardo di queste testimonianze di ciò che è stato vissuto e visto o dai luoghi o dalle persone dell'epoca di Gesù, proprio ultimamente, proprio un mese fa, sì, è stato trovato nell'archivio Vaticano un documento di uno scrittore pagano romano che era stato in Palestina quando Gesù stava predicando con gli apostoli in mezzo alla folla e fece risorgere un bambino nato morto, che non c'era in Vangelo. Vangelo, infatti, ci sono alcune cose della vita di Gesù. Dice San Giovanni che alla fine del Vangelo, se ci dovessero scrivere alcune cose che avete fatto, non basterebbe la terra intera a contenere i libri che ci dovrebbero scrivere. E noi abbiamo, per dire come tutto vero, quello che la tradizione e la storia ci ricorda della nostra fede, no? Questo autore pagano, quindi non sapeva niente di Gesù, non sapeva di chi era, ha visto questo strano gruppo di un uomo con delle persone attorno che lo seguivano e tanta folla che lo ascoltava, che c'era una madre con un figlio nato morto che lo fece risorgere tra le dita. Te lo racconta questo suo documento, che l'hanno scoperto un mese fa nell'archivio Vaticano.
quindi proprio una cosa eccezionale, che conferma tutto quello che è veramente ricordato nella Celi e che neanche sai che cuore della Celi, perché è stato fatto per legge delle cose molto limitate della vita di Gesù. Quindi, tornando al discorso anche della Santa Casa, l'importanza di sapere che quelle tre pareti sono proprio le tre pareti che erano a Nazaret 2000 anni fa, quando lì viveva Maria, quando lì c'era era venuta l'incarnazione, quando lì viveva San Giuseppe con Maria e Gesù durante il tempo della sua crescita, della fanciullezza fino all'età matura, per cui poi Gesù è uscito per iniziare la predicazione. Se noi abbiamo questa reliquia straordinaria, ci ricorda il fondamento della nostra fede, ci dà la certezza che è tutto vero quello che la nostra fede ci insegna. Se invece io la distruggo, non ci penso più, va dimenticato, non se ne percepisce più l'importanza. Per quello Dio ha voluto che fosse preservata in modo miracoloso e non venisse distrutta, come invece ha permesso che altri luoghi della Palestina venissero distrutti, ma non quello, perché l'uomo più caro che Dio ha sulla terra, anzi dell'universo, come scrisse il Beato Pio IX, che disse così in una bolla del 1852, fra tutti i santuari consacrati alla Madre di Dio, l'Immacolata Vergine, uno si trova al primo posto e brilla di incomparabile fulgore, la veneranda ed augustissima casa di Loreto, consacrata dai divini misteri, illustrata dai miracoli senza numero, onorata dal concorso e dall'affluenza dei popoli, stende ampiamente per la Chiesa universale la gloria del suo nome e forma ben giustamente l'oggetto di culto per tutte le nazioni e per tutte le razze umane. A Loreto, infatti, si venera quella casa di Nazareth tanto cara al cuore di Dio, quello che dicevo prima, Dio tra tutti i luoghi della terra, questo ce l'ha caro in maniera unica, eccezionale, straordinaria, perché è il luogo dove si è fatto uomo. In tutto l'universo Dio, che nessuno può vedere perché è invisibile, si è reso visibile solo attraverso Maria tra quelle tre pareti. Quindi è tanto caro al cuore di Dio, e che è fabbricata nella Galilea, fu più tardi diventa dalle fondamenta, strappata proprio, dice il Papa, e per la potenza divina, quindi in modo soprannaturale, fu trasportata oltre i mari, prima in Dalmazia, appunto a Tersatto, e poi, e questo è l'itinerario, dice prima in Dalmazia e poi in Italia, proprio in quella casa, la Santissima Vergine, per eterna divina disposizione, rimasta perfettamente esente dalla colpa originale, è stata concepita, quindi il Immacolato Concepimento di Maria è venuto in quella casa, è nata la Natività di Maria, è venuta in quella casa, è cresciuta Maria e il Celeste Messaggero l'ha salutata piena di grazia e benedetta fra le donne, e proprio in quella casa ella, in piena di Dio e sotto l'opera fecunda dello Spirito Santo, senza nulla perdere della sua inviolabile virginità, è diventata la madre del figlio di Getto di Dio. Quindi tra quelle sante pareti è venuto l'Immacolato Concepimento di Maria, la sua natività e l'annunciazione e l'incarnazione del figlio di Dio, cioè le cose più fondamentali della nostra fede religiosa cristiana e cattolica. Io qui potrei parlare per mesi, sono fatti fuori di questo mi richiederebbe una conferenza intera, però adesso ormai il tempo ci sta per concludere, se c'è qualcuno che vuole quindi dedichiamo quarto d'ora. Fare un che mi sento di fare molto brevemente, che mi ha chiesto Claudio, perché c'è un evento molto importante, Claudio, qual era questo che si rimane in riposta, e finalmente in Italia arriva dopo diversi anni, doppiato in italiano, quando è stato boicottato più che dai produttori cinematografici, direi anche, ma molto di più dall'indifferenza delle persone, questo film di cui qui è possibile la prevendita, che il film si svolgerà a Firenze come prima, insieme ad altre città d'Italia, il giorno 24 ottobre. Cristiana, parlo di Cristiana, che poi chiederete ulteriori informazioni per chi non sa che cos'è Cristiana, ma insomma parla della resistenza, della persecuzione contro il popolo messicano che è avvenuto negli anni 30. E una, già che ho la bocca aperta, qui non parla io. Questo libro che mi ha dato padre Francesconi, e della stessa Mariocca di Mariano, penso che sia importante, questo è un miracolo di altro tipo, neanche di una conversione di un ateo, che grazie a padre Pio, che tra l'altro padre Pio di conversione frequentava molto
questione dell'autenticità della miracolosa presenza. Ok, io sono stata varie volte a Loreto, perché quando entro lì, mi sento. Solo si sente la... Però volevo sapere, in questa casa la Madonna c'è nata, c'è avuto la. Però dopo lei con San Giuseppe Gesù Bambino è vissuta lì. Dunque, quando Gesù è nato era a Betlemme, no? Sì. Durante il ricevimento, siamo giunti a scrivere a Betlemme per far scrivere lì, avvenne il fatto di Erode che voleva uccidere Gesù Bambino, per cui l'angelo dice a Giuseppe di portarlo via lontano e andarlo in Egitto. Secondo la tradizione rimane in Egitto circa 6-7 anni. Dopo, quando dice il Vangelo, l'angelo ricompare, e dopo dice il Vangelo, l'angelo ricompare a Giuseppe dopo che morì Erode. Di tornare a Nazareth, quindi lui circa dall'età di 7 anni Gesù rimase fuori a Nazareth. Noi nel Vangelo abbiamo un altro episodio di quando a 12 anni andò a Gerusalemme e lì si sparì, no? 3 giorni e dopo dice il Vangelo tornò a Nazareth e stava loro sottomesso, quindi vuol dire che è stato a Nazareth tra i 7 anni fino ai 12, poi dai 12 fino alla vita pubblica, fino ai 30 anni circa, è stato sempre a Nazareth. Perché io dicevo, quella era la casa della nonna, che lui andava a trovare la nonna e è vissuta anche in questa casa, ma invece c'è vissuta. Sì, sì, anche però da precisare questo, che quelle tre pareti, questi qui, spesso sono le tre pareti, no? Io ho fatto questa illustrazione grande. Sì, sì, sì. Le tre pareti erano le pareti della camera di Maria, che faceva parte di una casa. Qui noi la chiamiamo la Santa Casa, in realtà dovremmo dire molto più precisamente la Santa Camera, perché era la camera di San Gioacchino e Sant'Anna e poi fu rimasta quella camera di Maria. Lì viveva Maria, San Giuseppe aveva una casa vicino, poi viveva insieme sempre, però voglio dire era la casa della natività di Maria e dell'Immacolato Concepimento, della sua nascita e del suo Immacolato, cioè dell'incarnazione di Gesù in lei dopo la concezione, per i pareti, no? Quindi la solidarietà, la sacralità, ma soprattutto queste sono le cose più fondamentali che noi possiamo. Immacolato Concepimento di Maria e l'incarnazione di Gesù in lei. Ed è l'unica che è stata la per finale. Non ce n'è altro, ma sono io mi domando sempre, perché la gente che non crede vuole andare a toccare la nostra fede? E al suo tutti quelli che dicono non è vero qua e là, ma a chi importa se io ci credo? Perché se lei ci crede, signora, lei fa capire agli altri che loro sbagliano. Loro avviene così sempre, avviene sempre così. Quando si comporta bene, testimonia una certa fede, siccome è vera quella fede, quella vita che conduce la vera, conduce la vera vita buona, l'altro che non è per quello stesso modo, se uno che conduce la vita cattiva, che crede a cose false, la sente proprio proprio nella sua vita. Quindi non vuole che lei viva in quel modo, vuole che viva come lui. Noi siamo tutti uguali. Allora lo disturba che la vede, che lei crede a quelle cose che lui non crede più. Lei per esempio dice, se io ho fatto qualche peccato, vado a confessarmi, no? Un atto di umiltà, la mia fede mi dà questa possibilità. L'altro dice, ma a me non mi interessa più, io ci credo in Dio, mi confesso per conto mio, lo faccio quello che credo io. E dice, no, la fede è che sei cattolica, dice, tu, per dire adesso uno che fa la comunione, dice, no, ci vuole la confessione, interessa grazie a Dio. Se l'altro invece lo vuole fare in modo diverso, e lei gli dice, non lo puoi fare, e lo riprova in quel modo. Quindi gli dice tu sbagli e lui non vuole che glielo dica, perché dopo si sente torto, si sente sconfessato delle sue certezze e allora cerca di volerle togliere quello che lei invece credeva che vedeva. È sempre stato così. Le persecuzioni della Chiesa sono sempre avvenute per questo motivo, per togliere ai cristiani la loro fede. Il micro postumale, o cambi fede o ti ammazzi. E se ti credi ti fai ammazzare. Prego. Nella fase della legge a Giorgino sempre dicevo così, però a me risulta per sbagliato che Giorgino e su Gaudi nei Vangeli sì sono racconti ancora la loro presenza un altro
passaggio di Renato. Noi in realtà dei genitori di Maria, che anche se non diciamo il nome, lei giustamente ha ricordato un apocrifo, no? La Chiesa, mentre non ha citato gli apocrifi, non ritenendoli ispirati a Dio, però alcune cose che la tradizione ha riportato, cioè che gli apocrifi ci sono, le ha presi come veri, come questi nomi di Giochino e Dante. Quindi non è che avvalla la Chiesa degli apocrifi, avvalla l'informazione che nei Vangeli non c'era e qui sono stati riportati e li ha riconosciuti neanche come veri, ma riconosciuti in un nome possibile, probabile. Io ho una curiosità riguardo all'episodio che lei ha citato mentre l'altro che avvicinò Giovanni Paolo II, naturalmente insomma rimane la curiosità sull'identità di questo prelato e anche sul fatto che ci sia una documentazione o meno che possa anche identificare Di Loreto. Ha guardato il nome e chi è? Non mi posso permettere di mettere il pubblico, però. Ma lei ha segnalato un'informazione privata di chi sta lì dentro, di come agiscono all'interno diciamo dei sacri palazzi, di chi maneggia certe situazioni. Testimoni di chi sa chi è, l'ha detto, è riconoscibile e insomma si può verificare, però si può dire che ovviamente è una questione privata. Però è così, ma si sa, non è che bisogna anche dare i nomi, no? Si sa che la massoneria c'è, che agisce, opera e è anche pubblico il fatto che tanti che si sono consacrati nella vita ecclesiastica, sono stati sacerdoti, sono poi diventati anche vescovi, persino cardinali, sono stati infiltrati appositamente dalla massoneria, perché entrando all'interno della Chiesa, poi dall'interno della Chiesa lo potessero distruggere. E quindi non ci dobbiamo scandalizzare, noi se abbiamo un sacerdote ha fatto uno scandalo, un vescovo ha fatto uno scandalo, ma come si è entrato dentro? Lo fa apposta? No, c'è chi lo fa per debolezza, perché ha sbagliato, perché ha sentito l'oppressione, ma c'è chi si è entrato apposta per poter creare gli scandali e dopo diffamare la Chiesa. Quindi c'è tutto un mondo oscuro che noi non conosciamo. No, se noi stiamo fermi su quello che la Chiesa ci insegna, dogmi di fede definiti, il pronunciamento di magistero, il Papa parla della definizione dogmatica, su quello non ci si sbaglia mai. Quello che dicevo prima di Paolo VI, no? Poi dopo l'ho ripetuto anche per Benedetto XVI, dice ci sarà un tempo in cui nella Chiesa subentrerà un pensiero non cattolico e prenderà la maggioranza e rimarrà solo un piccolo resto che rimarrà fedele alla verità e poi dopo ristruggerà di nuovo. E questi sono i tempi, secondo me, non so se mi faccio, ma con la percezione che questi sono i tempi che stiamo vivendo, che il pensiero cattolico è diventato un proprietario della Chiesa, il pensiero vero, e invece nella Chiesa cattolica sta emergendo un pensiero non cattolico. Allora bisogna che per quello è importante questi piccoli gruppi, prego. Solo l'ultima cosa da dire, è importante questi piccoli gruppi che anche voi formate, perché sì, siamo un po' come il piccolo legge, teniamo ferma la verità, non bisogna essere scoraggiati anche se siamo pochi. Prego. Ma come ha scelto proprio l'Oriente? Questa è una domanda che si sono fatti in tanti, no? E una risposta l'ha data anche Santa Caterina da Bologna quando aveva sentito per l'intera della Santa Chiesa. Però uno può dire, ma tanti mi dicono, no? Cioè, ma perché Dio, se sapeva che doveva arrivare lì, su quella collina, dove poi sorse, credo che non c'era tempo, all'inizio lì non c'era nulla, era una collina spoglia. Loreto è nata dopo, secondo i 2 o 3 secoli, perché si formasse la cittadina. Allora dice, perché Dio, se sapeva che doveva finire lì, come l'ultima tappa, la Santa Casa, non l'ha fatta portare direttamente lì, invece ha voluto che facesse tante tappe diverse. C'è un santo, per esempio, che dice, da una parte per manifestare la potenza di Dio, perché tutti credessero a quello che poi veniva fatto conoscere, perché è un conto che una reliquia, per esempio qui nella Toscana, c'è un fatto simile di un abside che fu portato miracolosamente da un luogo ad un altro, dove adesso c'è il santuario, perché due fratelli avevano due amici, si erano sfidati a duello e sono andati appuntamento davanti a quella chiesa. Quando andavano lì per fare il duello, trovarono l'abside che non c'era più. Ed era volata dall'altra parte della collina
se invece io e Umbria, no? Testimoniato da pochi, però è venuto ed è morto in Toscana. Allora io, se invece io gli dico, ma prima casa lì di Maria è stata prima a Tessanto, poi in Ancona, poi sul Sede della Sorrente, poi sul Campo dei Fratelli, allora la fede, dalla dimostrazione di questi tanti miracoli, viene più rafforzata, ti convince di più che è tutto vero. Questo è un aspetto. Come il padre Francesco deve andare via, diamogli la parola. Se vuole dirci qualche cosa. Mi pare che Santa Teresa di Gesù Bambino fa sempre la ragazza di Loretta. Chiara Lubi, che è la fondatrice del movimento per i Focolari, ha avuto l'ispirazione dell'opera di Maria nella Santa Casa di Loreto. Poi noi siamo, io sono Bernabita, chierici popolari di San Paolo, abbiamo una devozione particolare alla Madonna di Loreto. In alcune nostre chiese, a Livorno per esempio, anche a Spoleto, quando c'era la nostra casa, abbiamo ricostruito la Santa Casa di Nazare. E lì c'era appunto la devozione alla Madonna di Loreto. Poi c'è un fatto anche un po' particolare. A Roma tutti gli ordini religiosi hanno l'ambizione, tra virgolette o senza virgolette, di costruire la chiesa, no? Quindi anche noi abbiamo costruito la chiesa intitolata a San Carlo Borromeo. Già prima c'è la devozione a San Biagio, di Santi Biagio e Carlo, lì proprio al centro di Roma, via Regula, per chi sa a Roma. Però non c'erano i soldi, Allora un padre Maffetti, se non sbaglio, fece un pellegrinaggio a piedi da Roma a Loreto per ottenere la grazia della Madonna di avere questo aiuto per costruire la chiesa. E difatti un cardinale, il cardinale Leni, che era molto facoltoso, usava quei tempi poi, lasciò come testamento ai nostri padri tutte le sue sostanze, per cui noi abbiamo la chiesa di San Carlo ai Cardinali, e il soffitto di questa chiesa porta lo stemma del cardinale. È interessante, ecco, per dire. Poi in seguito a questa cosa, diciamo questa grazia particolare, noi abbiamo avuto la devozione alla Madonna della Provvidenza, Madonna della Divina Provvidenza da quel tempo, perché è stata la provvidenza anche materiale. E nella nostra congregazione quindi c'è la devozione a Maria Santissima, con questa, sì, Madonna Provvidenza, Madre della Provvidenza, però con questa particolare connotazione, ecco, della Madonna del Loreto. Beh, io la ringrazio molto. E poi questo Giovanni Barandazza, mi pare, che era un comunista militante, era un tassista e portava le devote di Padre Pio da Prato a San Giovanni Rotondo, e queste signore recitavano il rosario, poi dissero che questa casa era stata portata dagli angeli, e lui dice: ma che è di carta? Ma che è di carta questa chiesa? Perché non capito. Poi dopo, quando si è convertito, faceva sempre lo stesso pellegrinaggio, si fermava qui a Loreto, fece amicizia con il rettore della Santa Casa, e il rettore della Santa Casa gli fece vedere un pertugio da cui si vede proprio che le fondamenta di questa casa, di questa casa, sono sulla terra. E quindi è una cosa, a parte il fatto che il Signore è onnipotente e quindi può far volare la Santa Casa di Loreto come fa volare la terra in mezzo all'universo, no? La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie a voi. L'ultima cosa per completare la domanda della signora, dei suoi motivi di questi nuovi diversi, perché fa parte di un progetto di Dio, è rivelato da alcuni santi, che non si è compiuto. Ci sono delle rivelazioni di santi che parlano di un futuro nuova trasmissione. Così come certezza verificabile, perché nessuno ancora ha visto, però ci sono delle profezie, che sono un paio di sante che hanno dato questa
poi nel futuro vedremo se viene quella profezia per una nuova traslazione, forse vedranno i nostri futuri discendenti. No, volevo fare una considerazione molto semplice dal punto di vista della fede, dal punto di vista di chi la fede non ne ama, ma per scelta personale, cioè chi ama. Per noi il miracolo è molto importante, fa parte della nostra cultura e rafforza la fede e la devozione tutto quanto. Per chi è ateo, quindi non ci cambia che appunto, però è importante stabilire queste cose, soprattutto quando sono riconosciute con così belle testimonianze. Per chi è ateo gli cambia tutto, gli cambia assolutamente tutto, quindi si accanisce, come c'è stata quella bellissima conferenza a Staggio. Ce ne sarà un'altra il 21 di ottobre, fai un po' di propaganda a Costello, a dire se sei stato il nostro maestro. E c'è stata una giornata del timone in cui è stata parlata della Santissima Reliquia. Lei? Sì. Della Sindone, della Santissima Sindone. E la federazione era proprio questa. Perché ci si accanisce contro la Sindone, negando la sua esistenza? Perché c'è stato suo tempo per la campagna di stampa con un falso clamoroso smentito dagli stessi scienziati, però la smentita non è stata pubblicata dopo. Perché hanno finanziato dei chimici per dimostrare fraudolentemente che fosse un falso? Perché ci si accanisce contro un miracolo che cambia la vita a chi non crede, perché è evidente che sia così. Non spiegare una domanda. No, quello che fa. Dico solo due ringraziamenti. Ringraziamento al professor Pellegrino che da solo ha condotto questa battaglia di verità che mi sembra talmente evidente una volta che lui ce l'ha detta e ci ha sdocciolato tutti i dati che abbiamo a disposizione, ma è una battaglia che ha fatto in solitario e quindi questo ci fa vedere come agisce Dio. Per riportare la verità, lui non è che vuole le folle, dei finanziamenti enormi, eccetera, ma si serve di un signor nessuno, scusi, è un profeta, ma si serve di una persona umile con la quale ci riporta una verità che sempre è stata venuta nella Chiesa. Tutti i santi che sono venuti in Italia sono fermati a Loreto, i papi lo hanno confermato, io ho parlato con il precedente vescovo a Loreto, come si chiama, il Romano. Un certo master, ma non ci sento, non ci sento perché? Perché per un ecclesiastico è bene anche essere applaudito a volte, no? E parlare di miracoli oggi molti sporcano la bocca. Allora diciamo molto più comodo fidarsi di una non prova scientifica come quella lì su cui si basa, no? Che è addirittura un falso, ma che in realtà è semplicemente, ripeto, vogliono così apparire più simpatici, però. Così non stanno più simpatici, non so voi. Quindi il primo ringraziamento a lui e al Signore che ha agito attraverso lui e ci ha riportato a queste verità. Il secondo ringraziamento al governo che ha fondato questo centro culturale insieme ad altri amici, ovviamente. È molto importante che più possibile la cultura cattolica si abbia a livello locale, di modo che anche se siamo 5 o 6 va bene lo stesso, perché siamo molti di più. Ma è molto bene ragionare queste cose, parlando con Cardinale Bifi, che sono andato a ringraziare personalmente, che ora sta molto male alla fine purtroppo della sua esistenza, mi diceva molto importante che si porti non solo la carità dal punto di vista della caritas, le cose corporali, ma anche la verità, che è un bene spirituale, che quindi è molto importante ci chiama. Mentre in ogni parrocchia si trova una caritas, giusto che già sia, c'è anche nella mia parrocchia, ma la carità dal punto di vista della verità non c'è. E quindi lo diceva, in ogni parrocchia ci deve essere sia la carità per i beni materiali, ma sia anche una carità dal punto di vista di verità che manca. Anche se siamo 5 o 6 non importa, l'importante, diceva Carlo Bifi, portare i nostri manifesti anche in tutti i posti possibili, anche nei negozi, anche nelle altre parrocchie, eccetera. Anche se non vengono la gente uguale, però la gente deve sapere che i cristiani si interrogano su quell'argomento, parlano di eutanasia, benissimo, sanno così, anche se non vengono alla conferenza, siamo 5 o 6, non importa, ma vedono che la comunità cristiana ha delle risposte su questi temi, quindi diceva che mi ha detto, è molto importante ci siano, al di là dei numeri che comunque mi sono incoraggianti. Quindi grazie al professor Nicolini che ho conosciuto oggi e che si era scritto
fare, dite, siamo servi inutili, non avevamo fatto altro che quello che dovevamo fare. Più ufficiale di questo dell'autenticità e non c'è proposto
in quella chiesa lì ancora ce l'abbiamo avuta lì, mica su un'altra luna, a Furio c'è una basilica pontificia, su di Santa essere costruita avete ancora prima le stazioni, e a Loreto abbiamo quella basilica maestosa che poi fu fatta costruire da Paolo II per un miracolo che lui ricevette, adesso che parleremo per tre ore, perché insomma c'è tutta una storia lunghissima, sono 700 anni di storia della Chiesa, quindi c'è un'enormità di eventi da poter esporre e far conoscere. Scusi, no? Prego. Mi viene un pensiero, quella senza il chiaro di Dio, nella mente di Dio non si può mai. Ma si può tentare così in quei modi. Ma perché in quella zona, in quella regione, in quella regione? Perché la Santa Casa è stata portata lì? È una domanda che mi aveva fatto la signora? Sì, sì. Sì. Sì, perché c'è un chiaro... sembra ci sia volontà di prima, insomma. Assolutamente, questo non c'è dubbio. Niente per caso, è un luogo assoluto. Neanche oggi che siamo qui a Palazzo, non è avvenuto per caso. Ci sono delle basi scientifiche molto solide su questo. Storiche, archeologiche e testimoniali. Posso dire che io ho fatto iscrizione, diciamo, non credenti, nell'ambito della Chiesa. E c'è molto scetticismo al riguardo. Sulla Santa Casa? Sì. Ma perché in questi 30 anni sono tutti falso? Sì, sì. Ma guardi, fino... Ma fino a 30 anni fa la Chiesa la difendeva, c'erano proprio delle commissioni proprio stabilite dai tanti per difendere la Santa Casa quando veniva combattuta dall'esterno. Io quando ho dovuto organizzare questo combattimento io, dissi al vescovo, non lo signor Comastri, perché lo signor Comastri appena vuole fare il confronto sul suo punto da solitario, ovviamente, no? Quando viene uno promosso vuol dire che ha avuto dei meriti tali, per cui viene mandato in un ufficio più alto, no? Perché sennò lì dopo si veniva a conoscere le cose come stavano. Lo signor Comastri aveva deciso di fare il confronto, la più di portare tutto questo materiale, lui voleva fare il confronto con quelli che lì invece facevano tutto l'opposto per arrivare alla verità. È stato subito promosso Roma, il vicario adesso chiamava di San Pietro, e quindi non si poteva organizzare quel confronto, no? Così per impedire di dire la verità. Però voglio dire, io dissi al vescovo quando poi diciamo, mi presi l'onere di un impegno che non pensavo neanche di partitare per poter assumere, dico prima la Chiesa combatteva quelli che dall'esterno volevano distruggere la Santa Casa. Adesso è dall'esterno che bisogna combattere contro l'interno che non venga distrutta. Così si è detto. E lui si è messo una sorridenza, ma poi le cose sono rimaste. Posso farlo? Prego. Il suo Franco Alessandri della comunità toscana e pellegrino. Io mi interesso delle vie storiche della Toscana, vie di pellegrinaggio, sono un pellegrino di San Jacopo come Claudio e proprio in questi giorni sto iniziando lo studio della via Lauretana Fiorentina, quella che parte da Firenze e arriva a Arezzo, non so se arriverò fino a Loreto, però ci sono poi altre strade ad Assisi, si arriva ad Assisi, io sto facendo la via che va a Assisi, da Firenze, Laverna, Assisi, e da Assisi poi si va a Roma, per altre vie diverse da quelle della Francigena o della via Romea. Ecco, non mi interessava sapere, io vorrei interessarmi della via Lauretana Fiorentina che passa da San Donato a Incisa, fa tutto il Val d'Arno, poi va a Arezzo, e Arezzo poi si collega con altre vie storie. Volevo sapere se lei aveva delle notizie su questa via. Io sono in contatto con Divo Sabelli, che è uno storico d'arte, che ha fatto il censimento praticamente di tutte le chiese dedicate a Maria lungo questo percorso. Però volevo sapere se lei aveva... Sì, ci sono dei libri proprio appositi che trattano di questa via Loretana. La Loretana che conduceva Roma con Ancona, passando per Foligno e poi nella zona interna delle Marche, fino poi arrivava a Loreto e poi dopo Loreto arrivava ad Ancona. Quella era la via Loretana che avevano, anzi in particolare la ringrazio che mi ha ricordato, la via Loretana, quella via lì, fu tracciata su un itinerario che le tradizioni antiche dei popoli di quelle regioni tramandano come luoghi in cui la Santa Casa passò, perché la tradizione parla da su
attraversato varie regioni prima di giungere in questi luoghi. Se quando sparì dal Tersanto, la notte del 9-10 dicembre 1294, non è che è arrivata a Loreto, anche se adesso mi serve quella data per un errore storico, infatti quel giorno viene ricordato quel giorno della traslazione. Arrivò in vari luoghi attraversando, secondo le tradizioni popolari, l'Umbria, un lembo della Toscana, poco dopo tornare nelle Marche. Tant'è vero che l'Umbria è chiamato il passaggio della Santa Casa, nella Toscana è chiamato il gran tragitto, perché è arrivato fino qua, e poi nelle Marche si è chiamata la venuta, perché è venuta fino lì, è arrivata lì, poi si è fermata. Quindi c'è la via Lauretana, appunto mi ricollego a quanto stavo chiedendo, fu costruita il suo itinerario sulla base dei ricordi di quelle popolazioni che tramandavano che attraverso quei luoghi era passata la Santa Casa. Quindi fu costruita la via Lauretana sul ricordo di un passaggio della Santa Casa, per quell'itinerario lì dove c'è adesso la strada. Per quello è chiamata anche via Lauretana. Quindi è molto particolare. E anche un altro avallo, anche questo fatto, appunto delle tradizioni popolari che ti ricordano un fatto miracoloso, anche questo transito, che non si è fermata, ma è passata, quindi fu vista, fu venerata in nome di un membro della Toscana e poi dopo è pervenuta nelle Marche. Infatti Ancona si è arrivata nel 1295 dai documenti che abbiamo, quindi non è 1294. Se da un Tersanto è sparita il 9-10 dicembre 1294, ad Ancona, che è stato prima di Re Canati, risulta che sia stata per 9 mesi del 1295, quindi almeno quel mese tra 10 dicembre 1294 e gennaio 1295 non è stata via d'Ancona, via Re Canati, da nessun'altra parte, è stata evidentemente in altri luoghi. E la tradizione parla di questo percorso, fatto in tre regioni. C'è una documentazione per sapere quali sono i luoghi. È questa tradizione, questo anno, e questa strada, è questa strada che ci hanno costruito su queste tradizioni. Non abbiamo documenti proprio oggettivamente verificabili e scritti, ma la tradizione è questa, la salta da fatta, quindi c'è qualcosa, c'è salto per la strada. Prego. Io volevo fare intanto un'ipotesi del perché nelle Marche. Perché in tutti gli altri luoghi ci sembra una cosa strana, ma a quell'epoca si combatteva dappertutto. Nelle Marche c'era una popolazione più pacifica, e poi i marchigiani sono sempre stati anche per lo Stato della Chiesa, esattori dello Stato della Chiesa, quindi erano persone di cui ci si poteva fidare. Ma la Madonna non fa questi calcoli. Se lei prende il mio là, lo prende in mano un piccolino, diciamo, viene ricordato anche la storia di Ancona. Ancona è l'unica città al mondo che si prende nel suo stemma comunale di questo titolo, Ancona Civitas Fidei, Ancona fondata, allora città della fede, perché proprio da lì, all'inizio del XVI, pochi anni dopo la morte di Ascensione di Gesù, quindi siamo nel 1335 d.C., fu portata una reliquia di un marinaio ebreo che aveva raccolto, capita che non c'è impatto di Santa Chiesa, che da proprio nel corpo, che si era una comunità ebraica da 200 anni, e rivelando, riportando con quella reliquia di Santo Stefano che era morto per la fede di Gesù, la notizia agli ebrei di Ascona che il Messia che loro aspettavano era arrivato, era venuto, era predicato, era morto, era sciolto, e Santo Stefano era stato il primo martire. Allora, questa pietra che lui aveva portato, che portava con le reliquia, ed arriva la rivelazione di lasciare in Ancona, proprio per questa testimonianza cominciò a formarsi la comunità cristiana dagli ebrei, come quelli pagani, in quanto questa pietra c'era tanti miracoli, con cui fece lo santuario di Papa Santo Stefano, che era diventato un punto in tutto il Mediterraneo, e cominciò a essere la propagazione della fede cristiana. Lì c'era un primo porto, c'era un piacere di avere questo sogno, c'era un giro, e in Ancona, nelle Marche, c'era una specie di origine di cristianesimo in Italia. Quindi, vedete, già io c'è una contribuzione di quel progetto che mi ha iniziato all'opera, perché era l'unico popolo adriatico da cui si arrivava la porta per andare a Roma, no? Ancora fin da quell'epoca. Quindi c'è veramente un'origine anche geografica che ha dato un po' da Dio nella sua provvidenza nei secoli di prevedere che da quel luogo maggiormente si sarebbe propagato poi la verità del Vangelo, e oggi continua a farlo. Com'è che ha iniziato a studiare la Santa Casa? Cosa è stato che l'ha fatto partire? Sì, da bambino, mia mamma mi portava la rete. Una volta mi scambia di energia del 7, però, perché era un piccolo
neanche nel tuo caso, perché io non ho, vado avanti perché sono dove arrivare. Va bene, grazie comunque della vostra presenza e c'è veramente un conforto vedere che comunque qua c'è sempre il piccolo gruppo, il piccolo gregge che il Signore mantiene, no? Per mantenere ferma l'eredità che bisogna continuare a mantenere. In ogni caso, chi vuole adesso vedere queste conferenze e tante altre cose che non abbiamo potuto qui verificare, collegate a telemaria.it, cercate la sezione della Santa Casa, che si vede sulla prima pagina, lì c'è tutti i filmati che volete. Cliccate sotto e potete anche scaricare, e potete fare e ascoltare quello che non è stato possibile. Oppure sarà possibile magari fare un mister, un tramano. Grazie a voi. Bene, grazie a tutti di essere intervenuti, un ringraziamento agli amici del Timone che ci hanno permesso materialmente lo svolgimento al nostro cinematore Claudio, a mia moglie Patrizia e ad altri che in questo momento non sono qui, comunque sono stati decisivi, come Francesco, che è fondamentale anche per la conoscenza, anche per la... Non ti vedevo con la maglietta fucsia, scusate, pensavo fosse più rispettato. No, niente, ti ringraziamo per la tua evidente supporto, senza il quale non sarebbe stato possibile questa conferenza come tutta l'organizzazione. Effettivamente siamo tutti indispensabili, quindi io invito, se qualcuno vuole partecipare, che venga, perché a volte ci troviamo con l'acqua alla gola, proprio anche come avete notato qui fino all'ultimo tuffo. Tra l'altro questa fisica domenica qui è un tuffo che funziona, dopo il fallimento di quel maestoso impianto dato di verità e di quell'altro che è stato più o meno, è stato acquistato a Medjugorje, non so se sia un caso, è stato acquistato a Medjugorje, dicono. Ave Maria.